Su Twitch si sente? Eh, su ma Twitch tuo... per, per forza devono su. Luigi Rubini. Vi stalkerò, dice. <ride> <ride> Muto dice Luigi Rubini. <ride> noi, lui, lui non ci sente comunque. Dovremmo scrivergli. <ride> ok. Sì. Luigi, ci senti Luigi? Grande Muto come l'ha scritto, <ride> Fiorillo. Grazie. No, non ti scusiamo un cazzo, Mauri. Un cazzo... <ride> Io sento un ritorno, <ride> grazie, grazie, buonasera ragazzi, buonasera. Ciao a tutti, buonasera a tutti, di nuovo. <ride> Ciao a tutti, Mauri è muto. Mauri si è nuovamente muto. <ride> <ride> Beh, ma ragazzi i primi dieci minuti dobbiamo sempre carburare, siamo una macchina vecchia che... Mannaggia. Sì, sì, se... Ok. Confermo che sei muto. Sì, sì, no, no, adesso dovrebbe esserci. Ma sai cos'è? Come allora... Adesso basta. Mi salutiamo. No, basta, basta, va bene così. Ciao, sono Fabrizio, 45 anni sì. <ride> che no, no. Vai, vai. Ci siamo ora, dovrebbero sì. sentirmi. Aspetta, sì, che abbiamo un ritardo di 30 secondi. Eh, so. la, la, la eh, so. Emanuele, ci siamo? Ormai Emanuele è il nostro tecnico o sul terreno, ok. Ha detto Luigi. Ok, ok, ok. Che io vedo che c'è scritto. Oh, no, è caduto. No. Firillo. <ride> ah, guarda che inversione. è figata, Oh, ragazzi. È chiuso da solo. Un attimo, ci sono quindi. Vediamo un po'. Io ci sono o non ci sono? Ci sono o no? Sento allora... il mio audio, sento. Non va bene. questo Sì, lo so. Aspetta, eh, che adesso lo abbasso. Non so allora, se, scusate, i ragazzi sembra... di Twitch che noi siamo avanti, scusate, purtroppo il Mauri è in difficoltà. <ride> eh, lo so, abbiate pazienza, ragazzi. Si è emozionato, vai tranquillo, Mauri. Ok, quindi ci siamo, perfetto. Ci oh, siamo possiamo qua. partire, ragazzi... Eh, ragazzi, un boomerino sì, però, scusate, deve pure, scusate, ecco. Sono le 16:30. Allora, ragazzi, oh, alla fine le provettine che sono state fatte nel modo giusto. E quindi 16.30 partiamo con il nostro Silotto da Sam Io farei un applauso a Maurizio che è riuscito a calibrare tutto. Bravo Maurizio. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Eh, oh, eh, L'età avanza, purtroppo è così. Quindi Maurizio. parliamo subito col nostro ospite, che ovviamente è Fabio questo quest'oggi. E ovviamente parliamo con lui perché abbiamo visto di recente che si è trasferito dal famosissimo ACC a Dai Racing. Ecco, parlaci un po' di quello che ti ha trasmesso questo sim, questo cambio che c'è stato. Comunque tu sei stato uno che su ACC ci ha girato tanto. Cioè, Ma qualche migliaia di ore. Eh, quindi, insomma. insomma, qualche, <ride> qualche chilometro l'ho fatto. Ma no, diciamo che il passaggio è venuto quando c'è stato il passaggio lì alla nuova versione 1.9, adesso non, addirittura l'ho dimenticato, disinstallato completamente, perché dopo LFM, insomma, tra una cosa e un'altra. E ero lì nel limbo tra Air Factor 2, eccetera. Vabbè, a un certo punto mi abbono ai a racing tutta la fretta di provarlo, è rimasto lì parcheggiato per una settimana, cioè tranquillo. Poi una sera eravamo così su Discord con amici e mi fanno vedere. Fa, guarda ti faccio vedere una cosa bellissima e mi fanno vedere che girano con eh, i, le, le New Beatles, no? Ma io ho detto: ma guarda che ce l'ho anch'io ai racing aspetta, che lo, lo attaccano. L'hanno fatto girare con New Beatles e da lì a quel punto lì, disinstallato a CC, passato <ride> ho fatto tutta un po la carrierina classica. Certo. E... Che figa. E quindi dopo c'è stato il passaggio, sì, ho provato un po', vabbè, tutta la classica trafila per salire di patenti. Poi ho iniziato con la, con la Ferrari, 296, ho iniziato a prendere un po' mano con le GT, BMW. Però il rallycross mi è rimasto lì adesso è il rallycross. Poi adesso con la pista vedi. Infatti, ti ho visto proprio. Ho visto il video che avevi fatto ed eri proprio. Ti ho visto preso via, cioè non parlavi sì, più, sì, eri sì. solo più lì. E' il risultato. Ti ho visto, ho detto. No, anzi, hai fatto quasi voglia anche a me di provarlo. Difatti. Comunque, è... Mi ha mi dato spunto una domanda di questo tipo appunto, perché cioè, sei passato dalla Ciccia dai Racing, no? Che magari tanti lo fanno, però proprio. Perché proprio mollare completamente a CC? Cioè, nel senso, io sono sempre uno da, che gioca un po' a tutti i giochi. Chiaro che ne ho di preferiti e cose del genere, però proprio eh, è stato più il discorso LFM o è proprio Assetto Corsa Competizione che non ti, ha più, che non ti interessa più? Allora, eh, non so, ma è stato velocissimo, ma neanche proprio lento. Io devo essere sincero, con le due, tre, quattro stagioni che ho fatto su LFM, io dico, io ero sempre io, scarso ero prima, scarso ero dopo, però mi sembrava che ogni volta che si andava avanti con queste stagioni, ma a me sembrava di trovare degli alieni, cioè io giravo sempre lo stesso, trovavi gente sempre un secondo più veloce, una volta, due, cioè era diventato veramente qualcosa di improponibile. Poi si paventava il BOP nuovo, insomma tutti questi cambiamenti, sinceramente star lì ore e ore per poi vedere gente che volava, io non avevo più neanche più risultati. Era bello, non che aspirasse a vincere i mondiali, però almeno a rimanere al livello di prima. Niente, si andava proprio peggiorando. Con la fisica nuova delle gomme su BMW, i primi tempi, una roba bestiale. Dalla cioè 1.9, giusto, intendo. Da, esatto, dalla 1.8 alla 1.9 BMW era inutilizzabile. Ferrari andava e da lì, insomma, boh, ho cercato di rimanerci. Non mi è piaciuto e dopo il passaggio è stato su, su, su Aeresi dato che io cerco un po' di concentrarmi perché poi mi piace, mi metto lì, a lei, a lei, a lei, averne due non mi sembrava il caso e la differenza proprio nello stile di guida e proprio del titolo è talmente differente che andare da uno all'altro, cosa che invece mi sembra un po' più semplice, passatemi il termine, perché io vedo Air Racing, Air Factor 2 e Automobilista 2, cioè passatemi il termine, cioè come fisica, come dinamica un po' più simili, cioè anche il force feedback, invece a Cicilo vedo un po' una... Un suo mondo, ecco come dinamica. Voi che poi utilizzate anche gli altri titoli, magari mi smentirete o mi direte sì. Ecco, sì, no, in Però effetti io... c'è qualcosa che dici. Che effettivamente, effettivamente a è un pochettino. È un pochettino più a sé stante, la diversità, degli, ovviamente. Io non parlo di Racing, non l'ho mai provato. Quindi non posso parlare. Io se posso permettermi, allora è molto interessante questo passaggio che hai fatto da Assetto forza Competizione a Racing. Um... Allora, io come te dopo la 1.9, ma non subito la 1.9, qualche release dopo, qualche patch dopo, proprio l'ho abbandonato pure io. Cioè, l'ho abbandonato perché eh, la fisica era un no, secondo me un no sense, soprattutto su questo lato scivoloso delle GT3 che non hanno senso, questo rimbalzamento continuo delle auto. Che, cioè, troppe cose che eh, quel divertimento che c'era prima non l'ho ritrovato più. Non è, non è sempre stato nel mio cuore Assetto Forza Competizione, devo dire la verità non ho tutte quelle migliaia di ore che hai avuto tu Fabio, però mh, mh, quando manca di completa coerenza o comunque passa da una cosa che era prima a un qualcosa di completamente diverso, tu dici aspetta perché avete ristudiato quelli che erano i dati che avete avuto direttamente dal eh, dal Black Pain, eccetera, vi siete approcciati a queste macchine e poi vi è andata a inventare qualcosa di nuovo perché tu lo, lo puoi confermare, rispetto a prima è completamente cambiato, o sbaglio no? E, però perché i racing? Cioè perché sei passato direttamente lì solo perché ti hanno fatto provare quella macchina lì? Perché se parliamo di comportamento, lo sappiamo tutti: eh, i racing è bellissimo, però tutti lo dicono. Eh. Non si capisce un cazzo delle gomme, la frenata, ci sono delle cose da rivedere, eccetera. Scusate, ragazzi, perché vi interrompo solo un secondo solo per fare dei saluti perché giustamente ci sanno salutando dalla sì, chat. Certo. Quindi certo. salutiamo ovviamente Umberto. Grazie, Umberto. Ciao, ciao Umberto a te, nato. ciao, Emanuele ciao Manuele, e c è, c è ovviamente a Dark Denti, e ovviamente saluto tutti dalla chat. Ovviamente. Prego, prego, vieni, scusate. Vieni, Umberto, vieni, vieni qua. No? Siamo qua. <ride> Il salotto è largo, abbiamo aggiunto posti eh, sì, posto, eh? Sì, c'è posto, c'è posto per tutti. <ride> Io a tre posti, basta. <ride> io sono... Quindi sì, la, la domanda è questa: perché proprio ai Racing, sapendo che comunque io sono fan, eh, sono uno, io ci giro, sono sempre che sono a confrontarmi con un amico che è sfegatato per ai Racing, però sappiamo comunque anche i limiti che hanno, ci stanno lavorando e che secondo me è il titolo che ha più... Eh, come si chiama? Possibilità di migliorarsi e ottenere la quasi perfezione, però perché questo subito salto? cioè, spiegami, cioè, cose che ti ha veramente. Allora, di guarda su ACC, però, volevo fare una: cioè, eh, a me non è che ha mh, creato grossi problemi il cambiamento in sé, cioè, se trovarlo una cosa reale. Cioè, adesso non voglio aprire altri capitoli, però, per esempio, il famoso bug della <ride> convergenza, così, no? cioè che... Tutti che si lamentavano del bug, le, le, la convergenza, la campanatura, se tu la mettevi in una maniera un po' assurda funzionava. Però adesso io mi chiedo scusa a tutti i meccanici ingegneri del mondo. però io, che non ne capisco una cippa di, eh, di meccanica e facevo il mio assetto, io tiravo di qua, tiravo di là. Se va, va, non è che mi chiedevo se la fisica era reale. Cioè, questa era la mia filosofia. Quindi per me potevo mettere anche la ruota, tre ruote, cioè funziona. È... Tanto funziona per me, funziona per Mauri, funziona per, cioè, per chiunque, quindi non erano cose nascoste. Detto questo, era che proprio non andavo più, cioè non riuscivo più io a trovare cioè, gusto nella cosa. Perché è racing? Perché ho trovato un po' ehm, al tempo, quindi stiamo parlando di due mesi fa, eh, la stessa corrispondenza di LFM, la stessa possibilità, numero di gare, eh, un server che ti presenta gare ogni ora, ogni 20 minuti, 30 qua. Quindi quello mi ha attirato principalmente. Poi l'ho provato, mi è piaciuto e il matrimonio è stato fatto. Ecco. Okay. Certo. Posso, posso certo. dire anch'io qualcosa almeno? Io Semplice non ho provato... ed efficace, sì, sì. Io non ho provato i racing anch'io e ho questa lacuna che dovrò prima o poi colmare. Sicuramente su ACC. Perché mi ricordo, ne avevamo anche parlato con Fabius ehm, su ACC. Effettivamente c'è stato questo che lui faceva delle live di endurance. Mi ricordo che gli scrivevo durante le chat. C'era questa c'è stata questa cosa. No? Che il cambiamento ha portato le stesse macchine che avevamo. Ad, noi avevamo fatto anch'io, avevo fatto degli assetti, dei setup. E non funzionavano più. Cioè, le macchine andavano malissimo in modo strano. E tu dici va bene? Che cambia qualcosa, ma da, da stravolgerle così tanto. Cosa che invece non succedeva, non è successo per le nuove che avevano introdotto, la McLaren, la Ferrari e la Lamborghini. O almeno erano nuove, nascevano con quella fisica, e, certo. e infatti, e poi il brutto, secondo me, era stato almeno nel caso di LFM. Quando giocavo eh, in LFM, eh, era proprio che poi diventava. Che entravi nella lobby e praticamente c'erano solo quelle tre macchine. Cioè, non si sceglievano più le vecchie. Poi qualcuno ha ricominciato a usare il BMW o altro che ha trovato la quadra. E, ed è sicuramente una cosa negativa da quel punto di vista. Eh, tutto qua, però anch'io ho notato, non tanto un comportamento della fisica non coerente con la realtà, perché neanch'io magari sono tra esperto. Sicuramente c'è stato un cambiamento: eh, alcune cose in positivo e in negativo, ma principalmente era il fatto che sembrava che gi il gioco era stato rotto, cioè non funzionavano più le cose di prima, e dovevi reinventarti chissà che cosa, no? Eh, sì in effetti poi... quello che scusami mi allaccio a te quello che stai dicendo proprio avendo visto anche i vari video perché poi tra l'altro Fabius si è anche sbattuto tra virgolette perché mi ricordo che quando <ride> hai fatto tutto un tutorialone ma provato sulla tua pelle non è che sei andato a fare giustamente come dici te l'ingegnere di turno ma sei, ti sei messo lì con dedizione e hai cercato di capire io mi ricordo che sei andato a vedere dei minimi particolari anche proprio sul, sugli ammortizzatori sei andato a vedere diverse cose. E anche quel fatto lì, giustamente ti, io ti capisco perché, eh, magari lavorandoci dei, comunque dei mesi, diciamo non proprio dei giorni, prima sulla BMW ah, e mi... poi eh, esatto. cioè, quindi allora ti vende a dire: Ma è possibile che mi avete spacciato un prodotto? tra virgolette, con una fisica, con delle cose che funzionavano e tutto ed un tratto tutto questo non funziona più. Questo logicamente ti mette veramente in contrapposizione tutto ciò che è stato fatto finora e quindi mette anche in discussione la cuno stessa di fronte a una cosa del genere, perché poi dici ma cazzo ma queste macchine, cioè indipendentemente poi dalla realtà vera e propria, eh? perché uno può dire come giustamente nessuno di noi ha guidato una GT3, quindi penso che non è che abbiamo quell'esperienza lì, però giustamente dici cazzo ma fino a ieri bastava che facessi quel carico lì, quel carico dinamico, funzionava in quel modo, ora non funziona più e questo effettivamente eh, diciamo che è, è disarmante in certe situazioni. Sì, sì, sicuro, io quello che posso dire è che, per risponderti, ma è più giusto come adesso o come era prima? È, 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 è non riesco no. a rispondere. è, 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 è proprio veramente. questo, cioè, questa cosa ha talmente destabilizzato un po' tutti, cioè indipendentemente che magari adesso è giusta. <ride> cioè, ma per dire, eh, ma eh, certo, vedere, certo, certo, ma è proprio questo. Cioè, ma ma... Posso... Mauri scusa ti interrompo, però sì. secondo me, vedi, queste sono domande che sì, hanno senso. Però a me è piaciuto tanto il ragionamento che ha fatto Fabio. Ma a me che la ruota sia così, o così, o così, se funziona, è che mi interessa. Quindi Certamente. a questo punto è, ma a me, se l'assetto corso corsa competizione, continua a divertire perché alla fine certo. diciamoci la verità chi tra di noi ha mai provato una GT3 a Zandvoort in quelle condizioni lì nessuno Assuro, Quindi noi certo. siamo il primo io eh? il primo io lo, lo dico facciamo i saccenti molte volte senza avere esperienza eh certo. Cioè, gli unici che ci possono dire non è solo il pilota occasionale che magari è andato a fare un giro lì ha preso 500 euro l'ha posato lì, si è fatto un giro sono i piloti, i piloti che ci girano sempre costantemente, che testano, che fanno sono loro Ovviamente. Possono dare però è sempre quel uh, discorso lì che si dice: Ma molte volte i piloti esprimono il loro parere e sono anche un po' condizionati da fattori, diciamo, commerciali, pubblicità e altre, altre robe del genere. Però effettivamente quello che dice Fabio non è sbagliato. A me ma cazzo no, me ne frega certo. se, se mi trovo bene, se funziona, <ride> ma ha ragione e eh no, Ma, ma alla, alla frenata all'81 Ma che cazzo me ne frega? Io mi diverto. Cioè, vabbè, certo. Io ho il culo posato, Guarda, c'è il culo posato sulla sua postazione. Che è, il discorso è questo: è vero, certo. guarda Mauri è il 7, non è il simulatore ma per no questo, però, ma non scherzare però siamo diventati come dei bambini usciamo da scuola voglio giocare è eh eh, certo non mi interessa che non ma non è la certo. fisica, io mi diverto è quello quindi eh no, no, ma io eh, ci... mi, ho detto questo solo per collegarmi a quello che diceva Antonio sul fatto certo, che lui sì. si sia stufato perché giustamente visto che non, non ce ne frega niente ma io penso che tra noi quattro forse non ce ne frega niente a nessuno poi alla fine <ride> se no Automobilista 2 come avremmo potuto dare di tutto lo spazio che aveva anche prima della 1.5, almeno io parlo per me, cioè che ci ho certo. sempre giocato. Cioè, perché nonostante quello, esatto. però, però eh, il fatto che lui abbia detto basta sia sì, proprio per questo, perché ha iniziato a divertirsi con i Racing. Chiuso e chiudiamo certo. il cerchio. E questo va bene, grazie a tutti, buona serata. <ride> è stato un piacere, ciao, ragazzi. ah porca miseria. Intanto salutiamo Fabio Napolitano. No, Fabio. Ciao Fabio. ciao, ciao. ciao. E, allora, eh, vedi che c'è Dario che dice: che, che Però non che è, è potuto passato. rimanere che di solito c'era ah, perché... e Dario. Pure, che dice: Salutiamo. Allora, parlando di iRacing, ha un mondo tutto suo a gare. Ogni momento ufficiali adesso ce l'hanno tutti, caro Dario. Soprattutto ReFactor 2 ed è, ah. è di Endurance: di tutto rispetto, questo sì, senza contare che iRacing non avrà un iRacing 2 in futuro. Il simulatore è lo stesso e ciò che compri è tuo fino a che. Continuerai a utilizzare RESI, io direi finché paghi l'abbonamento con ACC invece paghi il gioco e i DLC. Ma quando uscirà ACC2 o AC2 si ricomincia. Sì, anche vero, ragazzi. Che chi è che non è tentato quando esce un nuovo titolo di andare a testarlo a farlo? E a normale. volte si, sì. è eh, certo. Eh certo. Quindi eh. Io sto, sto pensando a Umberto che sta accendendo i ceri in chiesa perché AC2 esca rapidamente, no? Eh, il nostro Umberto Noto è eh certo, è normale, ognuno ha le proprie preferenze. Io quello che, è. Io quello che, che dico è che ci sono tutti gli aspetti dei, dei simulatori che ci sono in giro in questo momento, quelli più blasonati, ognuno offre qualcosa in più rispetto a un altro. no? E... E poi, ma è proprio la bellezza di questa diversità. Perché immagina se ci fosse solo i Racing: che tristezza, se ci fosse ma solo no, R Factor 2, che tristezza! Ognuno può. c'è cioè, l'hardcore sim, sim racer che vuole R Factor 2 perché la fisica non perdona, eccetera. Poi c'è chi vuole come Mauri che so la, la macchina degli anni 30 eh, <ride> grazie eh. sì, sì. no gli anni 15 eh, ma mia. che che gli anni, <ride> anni 30 è troppo moderna e, ma, <ride> ma e, e, per me è, è una cosa stupenda poter prendere una mp4 e girare con il circuito del 91 in Brasile nelle condizioni cioè questa cosa qua a me fa impazzire oppure eh, che ne so il meteo come funziona tutta questa serie di features che, che, che sono offerte in questi, in questi simulatori per me sono ultra divertenti però e, mh, dimmi dimmi no no è per questo che chiedevo dimmi non Artoghi. voglio ritornare <ride> su fa, non volevo interromperti volevo dire una cosa però dentro per questo che avevo chiesto quella cosa che a Fabius so avevo appunto detto questa cosa perché, ehm, perché anche io sono come stai dicendo tu cioè ogni simulatore offre qualcosa di particolare che mi attrae poi può cambiare qualcosa che non mi piace, ma non riesco a mollarlo. Probabilmente lui lo ha fatto perché io l'ho visto, almeno per quello che ho potuto vedere. Era molto concentrato su eh, rimanere nell'FM, fare le gare endurance eh, con anche le altre persone, quindi il cambio auto perché faceva quelle molto lunghe. Quindi probabilmente eh, non è solo una questione di divertimento, di cambio della fisica, ma è che proprio. Magari lui è un po' più pilota, no? Allora gli piace più concentrarsi su un'auto un, su un eh, o su un tipo di auto e su un tipo di circuito ehm, o, di, o di tipo di gare piuttosto che girovagare eh, nei vari simulatori, perché è chiaro? Eh, io gioco anche a Road Track Simulator, voglio dire non c'entra niente con le gare in auto, no? In certo. fondo. Però è divertente perché cerchiamo il divertimento. Certo. Intanto sì, un saluto a, a Salvazzurra su Twitch, ragazzi, che siamo presenti anche su Twitch. Ciao, Bisogna ciao, dire. ciao. in grandi, ragazzi, facciamo. <ride> Tra l'altro, ecco, adesso tornando su Fabius, che ho visto di recentissimo l'ultimo video su Giant Track, sulle simulazioni, mamma mia, spettacolare, sei stato ospite in questa azienda e parlaci un po' di questa cosa che, che è stato davvero interessante, eh? <ride> Ah, è stato prima di tutto bellissimo e eh, mi ha aperto un po' quello che proprio parlavamo prima del fatto delle gomme sono a destra a sinistra e non me ne fregava niente cioè già prima io avevo questa mentalità eh in quella giornata che sono stato lì grazie ad Andrea che è il ragazzo che avevamo fatto il video sulla postura della, della guida perché lui è pilota, cioè era un pilota vero? Sì il sì ma ho seguito, poi... sì sì lo so che è un pilota, okay. grande. E quindi grazie a lui siamo riusc riusciti a organizzare questa cosa. Ma essere in un'azienda di simulatori dinamici, professionali che adesso a parte quello che è uscito oggi che è la piattaforma che certo. è sicuramente professionale, però diciamo che come diceva anche Gianluca della Gianna... Sì, scusa ti un interrompo figlio. un attimo. Quando ti sei seduto in quella F1 lì, porca puttana, io godevo per te. <ride> Quando ti ho visto lì dentro, è una roba. Madonna, ragazzi, è una roba. Cioè, cioè, lì proprio, capisci in quella mezz'ora, 40 minuti che ho provato a guidare. Cioè, a parte proprio la sensazione. Che, vabbè, non ve la sto neanche qua a descrivere. Ma lì ho proprio capito che cosa. Cioè, quante. Scusate, che uso il termine giusto, quante. Eh ci fissiamo troppo noi a dire no, il force feedback mettilo con quel, quel quel con quella regolazione. Ok, ok. Cioè sì, ma cioè, deve piacere a te, cioè deve servire a te qualcosa. Se lo senti troppo duro, è, smolla sto volante, cioè non è che devi per forza fare eh, Certo. Percole. E viceversa, cioè una volta che tu senti "Prova, tira ste righe, non so, fa una lab A7 8 righe, prendine una, tira, stacca Certo. Tratrovi la tua sensazione. Al contrario, lì sul simulatore dinamico della Giant Track, eh, il formulino, che è roba da qualche decina di mila euro, che viene dato ai piloti, come ad esempio anche la Lamborghini. È di fatti, un spettacolo. Il problema lì è invece avere un vero pilota che non ti dice mi voglio divertire. No, tu mi devi dare la stessa sensazione della mia vettura in pista perché io lì mi ci devo allenare. Cazzo. E quando io parlavo con Gianluca, gli dicevo, ma io non sento bene questo, a tira di qua, tira di là. Chiaramente io era solo una mia sensazione di gusto. Cioè, ma lì invece al mio posto c'è un pilota che va pagato non so quante centinaia di mila euro, un simulatore dove tutto deve funzionare. E allora lì ho detto, ma... Forse noi star qua a fare tira, sterza, forse ci perdiamo a volte veramente anche il gusto del divertimento puro, di mettersi lì e dire a me piace così il volante, cioè adesso, certo. poi effettivamente, e eh, concludo, ci sono dei parametri che usati in maniera un po', diciamo così, a caso, cioè, ti mettono in confusione proprio nello stile di guida. Però tutto sommato... Certo. Sì, va bene, io chiedo magari a Fabrizio o a Carmo o a te. Dammi le tue impostazioni, le provo, faccio 2.000. Certo. Quindi ecco, secondo me, anche prendere un attimino più. Sì, 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 sì. Beh, ma comunque questo eh. conferma sempre un po' quello che diciamo già. Ultimamente lo stiamo dicendo un po' sempre, no? Che comunque alla fin fine le sensazioni sono personali, le, a, anche i simulatori in, in, tu, in tutti i sensi. Adesso mi fai un discorso professionale. Come diceva giustamente prima Fabio, eh, Fabrizio. Scusa, eh, il fatto che ti cambiamo sempre nome, oh Michele, oh, <ride> no, no, lo scrivo qua, io mi chiamo Fabrizio. <ride> no ti chiami Sky mm. Igor, <ride> Sky <Eagle>, Igor. <ride> grandissimo però dicevo appunto il fatto che eh, spesso una persona appunto come hai detto giustamente ci si perde magari in delle cose senza poi andare nel succo vero che dobbiamo divertirci ecco qua Sky Igor, <ride> <ride> grandioso <ride> <ride> però, però, però ecco, bambino, non... oh, eh, a, a te sono diventato un bambino ragazzi. <ride> <ride> ho famiglia Mauri, ho famiglia. No, diciamo mia, figlia che... mi, mia figlia mi sta ripudiando. cazzo, c'è un bambino. Ma no, che cosa vuol dire essere come i bambini? Dai, hai, come visto hai, bello, visto. hai visto che bello. hai visto che <ride> bello Eh, ma bisogna divertirsi. Ragazzi, ci stiamo facendo delle battaglie con Mauri. Non c'entra niente con la situazione di guidare <ride> che... ah, Abbiamo scoperto... Abbiamo, eh, abbiamo scoperto... Sta, sta cosa, ragazzi, che abbiamo in comune sta passioncina. Ma siamo... Ma non, non nubs. Siamo <ride> merde proprio, cioè, non c'è. Cioè, siamo entrati in una lobby. Oh, ma hai visto quello. Ma una... manco, di manco il tempo di dire tipo i due vecchietti. ciao, Ma quanto cazzo ci siamo divertiti? però? Mamma cioè, mia. Lì non, non, non rifletti a niente. <ride> giochi e basta. Veramente giochi e basta. È vero, eh, è infatti, vero. Abbiamo, abbiamo un progettino, vero Mauri? Abbiamo, abbiamo, poi ne parleremo. Quindi, no, 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 ma è una cosa carina però figo, 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 e difatti Sky eh, sì, no? <ride> sky 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 Com <ride> comunque, tornando a noi, invece sul fatto appunto del divertimento vero e proprio sul, sui Sim, difatti eh, la filosofia è giusta, cioè nel senso che non bisogna avere troppi preconcetti, sostanzialmente è questo. Come anche lo stesso discorso di iRacing, cioè, io ti dico la verità, personalmente a Racing non ci ho, ho mai giocato. Perché sono sempre stato. Ma lì, eh, forse anche sbagliatamente, perché eh, ci sta. Il fatto che magari mi chiudo sul fatto che c'è un abbonamento mensile, ma non perché c'è un abbonamento mensile per un servizio, perché quello ci sta alla grande, perché sicuramente dandoti un buon servizio è giusto che lo paghi. Quello che personalmente io ho sempre un po' dato fastidio è il fatto che, se io per dire quel mese, io mi metto sempre nella condizione delle persone che magari non hanno la possibilità e magari. Dice, sto mese non faccio l'abbonamento, però non posso allenarmi per i fatti miei con, le, con, con la mia attrezzatura, a meno che non ci siano, cioè con, con, con ciò che io ho comprato, a meno che non siano cambiate le cose, io questo non lo so, però era un po' sempre stato questo che mi ha frenato personalmente. Eh. Sì, no, questo è vero, sull'abbonamento, eccetera, dopo sono scelte, può essere criticato il servizio, eccetera, le gare, eccetera, è chiaramente un servizio fatto in una certa maniera come diceva anche prima Karma, è, è, è un titolo che dura da circa 15 anni, se adesso non sbaglio, hanno più, anno meno. Certo. La piattaforma è quella, hanno sempre portato degli aggiornamenti, non è mai stato stravolto nulla, se comunque non migliorato, da quello che mi sono informato e sentito. Adesso poi ci sarà anche, arriverà anche la pioggia, adesso hanno implementato, insomma, stanno sempre lavorando, quindi da un certo punto di vista... Ci può anche stare cioè parliamo di 13 euro 12 euro al mese ok ora allora dal punto di vista dei 12 euro al mese sinceramente uno sono più per la persona che mi dice a me girano un po i pneumatici pagare sta roba e poi se non lo pago non posso usarlo bello, e su bello. questo concordo pienamente e i pneumatici lo uso spesso per aiutare eh, è carina di... questo eh, carino. anche a me mi girano un po i pneumatici eh, a me mi girano sempre <ride> i pneumatici <ride> Oh, ma oh, scusate ragazzi mi, mi rivolgo al pubblico. Cioè, fanno i ragazzi per bene educati pneumatici dietro non sapete che mi sono rotti i coglioni allora no, 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 di parlate che... cioè Fabio sei, sei troppo educato tu, eh. vai lasciati andare eh. questo è il salotto Vabbè. degli amici no da quel punto di vista dell'abbonamento ci può stare allora io quando ero su CC, però parliamo di un po' di tempo fa sei mesi fa io sentivo tanti che dicevano sui racing, ah lì non si sbaglia, tocchi uno, lì ti bastonano, vai, ti mandano via. Allora, per due mesi che ci ho passato, sì, sicuramente, però tutte queste bastonate non mi sembra perché io sui 20 minuti, e chiedo scusa a chi ha più esperienza, nella mia piccola esperienza, prima curva, cioè Monza nelle pubbliche a volte, cioè proprio il nulla. Vabbè, poi mi dicono che sei rookie Poi dopo effettivamente salendo ma quello succede anche su ACC perché se tu vai negli split alti con gente che sa correre non succedono certe cose quindi su ACC sta succedendo altre cose però non voglio aprire altri capitoli però tutto sommato entrambi ti danno un buon servizio cioè l'FM stesso non è fatto male a un certo livello esci da quella mandria di alla prima curva ammazziamo tutti sinceramente almeno per la mia esperienza e anche su Eresi Dopodiché c'è l'abbonamento. Sì, questo è vero, è una scelta delle persone. Io non ne farei mai una scelta perché, sinceramente, se mi guardo in giro qua, dire che 12 euro, capito, cioè, vi no. stonerebbe un po'. Certo, certo. Per onestà mia. Poi dopo ci sta che, Mauri, come dici tu. A me pagare un abbonamento non intanto i 12 euro, ma il fatto di dire io non voglio correre, ma voglio allenarmi e non posso farlo, io quello lo condivido, ci sta. C'è quello. No, ma credo che chi. Ma io, altro, io no. I... no, no. Ascoli, Scusate, ragazzi, voglio io... solo. Eh, scusami, Fabri, prima che parli, volevo solo. Eh, questa bellissima di Luigi Rubini, come si dice: non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. bellissimo eh, è vero. Bravissimo, questo è proprio un plauso. Eh, grazie, Da qui hai detto tutto, <ride> <ride> chiudiamo. La prossima queste cose, queste perle perché come diciamo un giorno pubblicare il libro del salotto del secolo? Mamma mia, tutte le cose più belle che ci hanno detto! <ride> Fantastico. Questo uomo è molto intelligente, è very smart. Sì, 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 sì. <ride> facciamo un business un grande, allora, Luigi. Oh, posso dire la mia cazzo di opinione ora? dai no. parla è mezz'ora che aspettiamo allora io, io ho cambiato in realtà opinione rispetto a Dai iRacing e la sua politica di, eh, commerciale per, per un ragionamento che mi sono fatto in questi anni all'inizio dicevo pure io eh, ma l'abbonamento più devi comprare i co eh, però eh, diciamoci la verità se vuoi un servizio che funziona cioè, non sono i, i DLC. Perché lì i DLC, cioè i, i contenuti li compri una volta sola finita. Ok? Non è che li devi ricomprare sempre, sempre. Quindi, come possono alimentare un sistema che fino adesso hanno ragione loro, dà ragione a loro? Un sistema che sia sempre aggiornato. Io vi ricordo che ogni tre mesi questi tirano fuori una patch dove migliorano qualcosa. È regolare, ogni season, cioè, tirano fuori. Ok, ci sono quattro season all'anno, giusto, Fabio? Sì, Ogni certo. tre mesi tirano fuori. È vero che sono lunghi quando dicono: faremo questa cosa qui eh, ci mettono dieci anni. Però la fanno, eh, sono sempre. Eh, stanno sempre a rinnovare, a studiare, a fare, ragazzi. Stanno tirando fuori la pioggia. Ci hanno messo tre anni, ok. Però hanno investito tempo, soldi, eccetera. Tutti i circuiti sono laser scan. Poi Oklahoma, no, come si chiama? L'ultimo che hanno eh, aggiornato che era un, uno vecchio, cioè non è che l'hanno fatto e l'hanno lasciato lì, l'hanno risistemato. Come si chiama quello lì? Okoyama. Eh. Okoyama. Quindi hanno preso quel circuito, l'hanno rinnovato completamente. Quindi hanno, poi hanno tirato fuori adesso i, i cordoli 3D. Che un mio amico mi dice la finezza del cordolo 3D. Eh, tu non paghi soltanto il discorso del contenuto, ok? Ho comprato il contenuto, tu hai, preso il, hai comprato l'accesso al diritto a vita su quel contenuto, ma tu con l'abbonamento paghi la sopravvivenza, questa è la mia opinione personale, magari sto dicendo cagate per le per persone, sono però tu stai pagando la sopravvivenza di un titolo che, che vive da 15 anni. Cioè come lo finanzi? Poi noi abbiamo, eh, gli italiani siamo abituati, che... È tutto gratuito, ok? Uh -huh. il gratuito, gratuito ce l'hanno ficcato nella testa. Quando devi tirare fuori 5 euro eh, 5 euro. Eh, ma lo vuoi il servizio, cioè te lo devo fare gratuitamente? Io sono d'accordo. Eh, forse le politiche eh, a livello di prezzi, siccome sono livellati in America, forse per noi, per lo stipendio medio che abbiamo, forse un po' alto. Ma allora non ci giocare ai racing Però se hanno questo livello, ragazzi di servizio. Lasciamo stare la fisica. Di servizio, sono qui, hanno tutti i circuiti in laser scan, che costa un botto farli, eccetera. Perché hanno ragione loro, paghi l'abbonamento. Poi hanno ragione loro perché dai dati che dicono, sono 200.000 account attivi. Attivi vuol dire che pagano, lasciamo stare quelli abbandonati. Quindi secondo me hanno ragione, all'inizio io pure, ah, lei, affanculo chi glieli dà 100 euro all'anno, poi ci rifletti, ci rifletti, però lo standard qualitativo delle, delle auto, dei circuiti è sempre lo stesso, altissimo, non è che c'è uno più basso, sono bellissimo, eh, poi eh, stanno comprando tutte le licenze, ne approfittano mm. tipo Motorsport Game eccetera, quindi propongono sempre novità, Sanno che per stare al passo con i tempi devono fare una carriera. Stanno lavorando alla carriera. Mancava la pioggia e ci stanno lavorando sempre da 30 anni, ma ci stanno lavorando. Hanno tutte le massime serie. serie. La parte dei server, ragazzi, cosa che non sapete forse quelli che non utilizzano. Tu arrivi, paghi un euro e c'hai un dollaro e c'hai un'ora di server, ma è un server di altissimo livello che si crea così in tre minuti, Poi 50 più... centesimi. Cinque, Cinque. Giusto, 50 centesimi più compri ore meno ti costa come, certo. i, come, i, come si chiama quando compri mh, i, i contenuti più ne prendi e più ti fanno sconto cioè hanno una politica comunque che il certo. servizio è lì poi servizio di, di protest e c'è un team dedicato che analizza ora gli hanno dato strumenti nuovi eccetera. ma sono persone che controllano non è che è automatizzato eccetera quindi c'è il sistema safety rating, eccetera, però c'è un team dietro. Queste cose si pagano, ragazzi. Certo, Lo vuoi certo. il servizio? Paghi. No, no, ma, no, mi... ma non, non voglio far passare... No, se... no aspetta un'altra cosa, perché c'è gente che dice, ah, però eh, io ho comprato il contenuto, intanto non hai comprato il contenuto, ma il diritto a utilizzarlo, certo. prima cosa. Secondo, voglio utilizzarlo offline. Sì, adesso io ti faccio le macchine, i circuiti, le cose, e tu entri nei miei server gratuitamente e giochi con... Ragazzi... Io capisco i Racing, capisco chi fa questo ragionamento, però se tu giochi offline per allenarti, se tu entri su i Racing e per girare con, con gli altri, fare multiplayer o comunque fare, che ne so, dei campionati privati, però per fare da solo a girare con i Racing, cioè, buh. No, Antonio, non ho finito. Ma non stesso, è, non è la questione, Cioè, io ti do, ti do pienamente ragione, cioè, è ovvio. Oh, che per parere personale, eh, non no, no no no, io, no, poi... no, 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 però sto dicendo, cioè, io quello che volevo dire è, è, è quello che dici anche tu, però ovviamente il discorso è, è vero che uno non gira da solo, però io metto anche la condizione, io non parlo per me personalmente, cioè. Hai voglia di prendere gli abbonamenti, ma la questione non è quella, la questione è proprio il fatto che se una persona per mille motivi, poi certo tu mi dirai io metto servizio eh, i server e questo è tutto vero, però io rimango della mia idea che se eh, io non ho la possibilità, il contenuto che mi sta, che ho, metti a disposizione anche solo un circuito, che cazzo ne so, cioè, ma. Penso che quello sia una scelta che comunque dovrebbero imprimere. Di, no, no. di base ai 21 contenuti con, eh, eh, inclusi nell'abbonamento. L'abbonamento poi, come diceva Fabio, sono di 13 euro al... Ma se, ad esempio se tu ti fai adesso l'abbonamento che non ce l'hai, sono il 50% di sconto fino a gennaio. Alla fine se uno aspetta il tempo giusto, non sono neanche 14 euro. Io ce l'ho. Scusami... 29 euro un anno eh, l'ho pagato io, 25 scusami a tutto, a tutto questo se tu partecipi, adesso non entro nel dettaglio perché non me ne ricordo, però se tu partecipi a una gara per tutta la stagione ti ridano indietro so, tipo 10 dollari che puoi spendere, okay. se poi fai tot gare eccetera, loro ti restituiscono parte dell'abbonamento. abbonamento. Premiano. Certo. Esatto, arrivi anche forse a 40 dollari. Ah, ecco non... perché hai mollato a, set... a CC, <ride> <ride> ho capito, hai detto cazzo. Corride, ho non non trovato ricco. il modo. Bravo! Bravo grande io... Fabio. Grande grande <ride> Ve... Ve ne do 200, me ne danno 30, capito? <ride> <ride> ne affaro, se volete aprire un'attività Una affare Oh, ricordami <ride> di non fare mai affari con te ragazzi. vorrei dire anch'io la mia no? Eh, allora ragazzi però è proprio questa la cosa no? anche rispetto a quello che stavi dicendo tu Mauri, no? non mi aspetto che i racing mi dia la possibilità di farlo offline, cioè secondo me è proprio il concetto loro si, eh, hanno fatto una cosa 15 anni fa che oggi non solo funziona ma era rivoluzionaria 100. Guardate quanti servizi di abbonamento noi cose che non avremmo mai fatto una volta, abbiamo da Netflix Amazon Prime. Sì, sì ehm, hai ragione. Cioè, ormai ci stanno abituando a che cosa ci Sky ci, no, no, non Sky, non compri certo. più una cosa e quella, la usi. La fibra. Ma io Compro un, un servizio e a quel punto avendo dei soldi ogni, ogni mese che entrano, possono dare una qualità che gli altri non possono darti. Sì, sì. E loro sono stati molto lungimiranti su, da questo punto di vista. E, ed è giusto che sia così, anche perché se tu fai un abbonamento, io penso che vuoi poi, a quel punto, sfruttare le cose principali, cioè quello di giocare con online, no? Piuttosto che sì, no, no. in giro Certamente. in artista, con l'IA, perché se ci diverte lì allora sì ci sta ma in inutile no, che beh, giochiamo certo, ecco. Certo. No, no, cioè, no. è bello sfidarsi tra le persone Questo sicuro. Quindi, quindi loro sono stati molto avanti e io concordo con quello che dice Fabrizio anche il suo video che aveva fatto l'avevo visto è, ed è perfetto cioè è, è assolutamente una, un concetto diverso io pago il servizio e mi dai un servizio se il servizio cala di qualità allora è lì che è un problema ma se ha quella qualità come fai certo. a, a non, certo. eh, non volerlo... Ma, guarda che adesso noi questo lo stiamo vivendo nel mondo virtuale, diciamo, tra virgolette, come nel caso di iRacing, come nel caso di Netflix, ma questo è un sistema che tutte le più grandi aziende SPA prenderanno. Le macchine un domani ne non leggeremo, ci sarà il servizio vettura, cioè adesso parlando anche del mondo reale, perché comunque questo io che, che, che lavoro nei pneumatici vedo aziende grandi come Michelin, come, come grandi aziende. Che vanno a fare la Fleet Solution. Che cosa vuol dire questo? Entrano in grandi, in grandi aziende, in grandi flotte di camion e danno praticamente le gomme a chilometraggio. Quindi ti fanno un servizio, tu paghi quanto certo. ho consumato il pneumatico, non pago più il pneumatico. E tu considera che un camion ha 16 pneumatici, quindi pensa cioè anche a livello di costo. Quindi c'è tutto un discorso di, ovviamente in tutto questo pagheranno i gommisti e situazioni che ovviamente andranno a tagliare alcuni lavori, anche se loro continueranno a fare i servizi, diciamo, proprio del lavoro fisico. Però è, è un mondo che si sta evolvendo esattamente in quella direzione lì. E lo vedremo poi anche su tante altre cose. È vero, questo certo, è verissimo. Cioè, sì, sì, è, guarda Game Pass, è il futuro, che ne so. sì, sì, dai, sì, non, sì. non compri più i giochi, eh. ma compro l'accesso e mi dai una esatto. libreria di giochi. Cioè, tra l'altro, costa. Realtà, cosa costa adesso? Qualche euro? Mi sembra questo dieci meso. euro. Dieci euro, eh, vedi. mannaggia. Eppure lì, se non hai più l'abbonamento, non hai più il gioco. però non, non si sì, sa. Sì, sì. Che euro poi è gioco. anche vero una cosa: adesso che tocchi questo argomento, qua è anche vero una cosa. Che adesso io non so per voi, ma io parlo per me sottoscritto. Che è anche vero che tante volte uno ha comprato un gioco di qualsiasi genere, magari anche un giochino così per passare il tempo, magari l'hai guardato una settimana barra due e poi. È finito nel dimenticato è vero i vrc no? 23 tipo no no ti no, no, Anzi, no, no 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 <ride> no no <ride> no 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 ma si può chiedere il rimborso tipo dopo un mese no vero non ci hai giocato bene adesso preparo il campionato e, e ti e ti eh, ti ma, ma e lui è... non, non si è appassionato visto che non si Sto è appassionato no no invece a me piace continua a piacere No, ma cioè sì. multiplayer, molto probabilmente mi, mi, mi piacerà. Anche se secondo me manca la parte rally cross. Cioè, sì, no, bravo. Cioè, non... manca, no, è l'unica mancanza. Manca. Eh, la parte manca... rally cross, ragazzi. Un a parte che ti avrei fatto il culo, Antonio. Non so se sei qua, qua <ride> girati che ti lo dico, tu sei di qua, sono sicuro, sì, sì. No, eh, perché ci sono al contrario su YouTube eh... specchio, non so. <ride> Tira diele uno, tira io così con Mauri, che ti slacca il culo, <ride> no, eh, io giù non vado giù. No, perché io, guardo, io per io, io guardo certi amico YouTubers, mio, guardo certi youtubers per comprare i titoli rally, rally. <ride> <ride> Comunque sono dall'altra parte. Fabio. Non so chi indicavi perché non so. No, nessuno. No. Allora, guarderò solo Fabio. Ah, io come e URC adesso, mi, mi, son, mi sto divertendo. inizia la stagione URC anch'io 23. <ride> ah, grande! No, no, no. no allora. su High Racing lo fa lui racing, no, il Rallycross e no. Racing è una roba proprio da, 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 da è, follia e da provare, chi ce l'ha provatelo perché la New beetle poi sono tre vetture, due pagamento, vabbè, ma già la New beetle è già di livello, cioè non è come le altre, ad esempio, che parti con non so le V, le 1600, te cioè tu entri già a livello perché la New beetle è già a livello, poi ti manca sì. la Fiesta e, e la suba è l'impresa, vabbè, cambia un po', nonostante le i valori motore, così sembrano simili sì, ma cambiano completamente, ma già la New Beetle è già di livello ma il passaggio tra l'asfalto e lo sterrato, oppure l'asfalto con un po' di sabbiolina è qualcosa che, ma ragazzi dovete provarlo, e non esiste giù tutto, alza il piede di traverso, no No, è da provare, tu senti proprio la macchina che sgommicchia leggermente, cioè è una figata una, una roba impressionante lo, vedi? Lo vedete il sorrisino, gli occhi così a mandorla che quando ne parla? Eh sì Infatti, sì, ti fa un po' cinese, effettivamente. Questo ah, qui, guardalo lì, guardalo è... lì. <ride> Questo qui è il classico divertimento. Eh... No, è il momento che, che, che vale la citazione di, eh, del grande Maurizio Grasso. È un filosofo del XIII secolo. Sì. E un giorno disse svegliandosi la mattina: Oggi mi sento filosofico e vi dico una, questa cosa qua. Adesso, a, a parte le cacate, Mauri ha veramente toccato. Dice: Ci sono delle cose che ti toccano, delle corde, delle emozioni, che è difficile che poi qualcos'altro possa farlo. Ecco, io ho visto ai Racing in Fabius che gli ha toccato la sabbiolina. Lo vedevi nel capito? Esatto, Quindi esatto. ritroviamo sempre il solito discorso: è vero, qual è il miglior simulatore, quello che ti fa divertire e sorridere, esatto. come ha fatto Fabius. E, e, e questa cosa qua mi ricollego anche a quello Land che dicevi prima. Un saluto a Sniper, date fuoco pure tu, questo amico mio Rosa Rosario. <ride> tanto salutiamo Fabio anche Gabriele, Gabriele, Marcelli, Gabriele Marcelli che è arrivato, anche Volonis Legend. E qua c'è Fabio Napolitano che aveva scritto Mi manca l'Argentina, forse parlerà di iRacing. E dice Fa Fabri no, no. capirà. Ah no, ah, <ride> no, no. Boh. Io ho capito tutto. Ah, tu hai capito te. Mai. Boh, allora non, non ve lo so. dirò mai, ragazzi, Ah, non boh, so. boh, boh, boh. Caldo. Però sì, tornando al discorso, quello che dicevamo prima, eh, proprio sul fatto dell'emozione, del, del bello, del divertimento, è proprio questo, cioè è un po' quello che hai vissuto anche sicuramente da Gian Trac, che hai avuto quella sensazione, quella cosa, quel, quel momento che comunque ti sei divertito e quelle sono quelle cose che, che sono uniche. Cioè... Un bambinone a, che esatto. non so di, di Disney World, e... non so, sceglietevi voi la cosa che vi sì, ah. sì, sì, sì. Ed è, eh, che... ah. <ride> ed è quello che ed è quello che pensavo appunto l'altro giorno che parlavamo anche con Fabris cioè che spesso eh, a volte andiamo alla ricerca anche di cose che non lo sappiamo neanche perché cioè, magari non riusciamo a goderci al 100% quello che stiamo facendo cioè c'è cioè, cioè quello che perché magari siamo boh, distratti magari da una novità, da un qualcosa che è giusto che ci sia, eh, per carità però però Ciao, sto Nixos. piacere. Ciao Vincenzo. Ciao Nixos. però Un questo... compagno qui... di squadra di. Eh sì, bello. sì, grande, Grazie. grande. <ride> e sì, e perché, quindi scusa, ti interrompo Mauri, ma lo dobbiamo ormai. Siamo... Perché la settimana prossima, venerdì 15, no giusto, sì, venerdì 15. C'è la finalissima del campionato BTCC su R-Factor 2, dove il protagonista c'è anche Antonio Fiorillo che sta lottando per la sua categoria, Vincenzo, anche lui, e io eh, onestamente Grazie. ragazzi vi invito tutti, Fabius, Mauri, veniteci a trovare perché... È una finale eh, veramente apertissima dove Alessandro Kappa, che l'ha fatta da padrona. Tutto il campionato, comunque deve essere presente per andarsi a prendere i punti per chiuderla. Questo sulle cinque classifiche. Chiuso il discorso. Appuntamento il 15 dicembre alle 21:15 sul canale di Simdrivers.eu grazie, arrivederci. <ride> Anche quindi... Rosario che ci sta seguendo, lui sta lottando per la grande Rosario, la grande, eh, grande. Io sono in lotta con lui, eh, vedi, mannaggia. Eh. Eh, comunque, tu non sei stato neanche bene, tra l'altro, la settimana scorsa. Ci cioè, ti sei ripreso ah, io. Alla gara l'ho vista il giorno dopo. Purtroppo, non ho... hai letto Fabio Antonio, <ride> no, ancora no. io ho per finire Fabio. una gara. <ride> <ride> eh, non, sì. la, non, non ne finisce una? Sì, lui, bene. Bene. Prendiamo due minuti perché Fabio, che era partito con il presupposto comunque di andare a lottare, perché è uno che va forte. No? Prima gara fuori, seconda gara fuori, terza gara pure. Mi sa, cioè, io, no. io lotto per finire una gara, poverino. <ride> no. Ti facciamo un bocca al lupo. Fabio. Gioca al... Se no, gioca un Magari vinci, <ride> con i <numeri. ride> un abbraccio a Fabio, grande. Bellissimo, scusa Maurizio, uh, ho interrotto. No, no, eh, ma, eh, niente di è, eh. semplicemente, appunto, di ricordarci di vivere le cose in semplicità, che, che spesso sono quelle le cose che poi determinano un po' il nostro divertimento, no? perché in fondo, in fondo eh, io sposo sempre l'idea che alla fine noi. Eh, sì, sim racing, eh, tante belle cose, poi sicuramente tanti di no, della nostra categoria saranno molto molto diciamo eh, prestanti anche con delle idee anche giuste. Però io come la vedo io sostanzialmente gioco alle macchinine. Cioè. <ride> cioè, e, e il mio giocare alle macchinine a 50 anni, <ride> cioè, cioè, è questo che io, io la vedo così poi. Scusa, devo intervenire. C'è Mnemonic, che dice quindi Gabriele Marcelli, soprattutto perché ci sono i punti doppi nella finale, quindi finale con doppia libidine. Era giusto dirlo che ci sono i punti doppi. Ah, però, ok. Eh, K. eh sì, eh, certo. eh, Però io eh, voglio aggiungere una cosa a quello che dici tu, Maurizio. Non è che quest questa qui è la nostra idea di simulazione esatto, cioè, nel esatto, senso, però. Per faccio... E a me piace anche pensare agli hardcore Sim Racer che sono lì che Cazzo. figa! La macchina si deve comportare così perché cioè, mi piace anche, soprattutto le persone che eh, prima di scendere in pista, ci mettono un attimo, studiano le strategie, si allenano in certo modo. Eh, che vanno a trovare il pelo per guadagnare quel decimo ad ogni curva. Anche questa cosa qui è affascinante. Certo che è affascinante. simulano anche il parco chiuso o. Persone che amano ad esempio trovarsi non allenati, scendere in pista e vediamo chi è il migliore così, senza allenamento. cioè tutta questa miriade di, 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 di modi che si ha di simulare. È comunque affascinante. Eh, nessuno, mi... ha in... ma, ma, esatto. nessuno ha la verità in mano cioè, eh, guarda esatto. ti, ti racconto questo, que, questo aneddoto Io, eh, come, come ben sai non è che voglio sempre raccontare queste storie perché so che può essere anche palloso però logicamente racconto un pa una parte della mia vita cioè, io quando facevo il pugile avevo un ragazzo che veniva a allenarsi con noi lui non aveva mai voglia di fare un cazzo cioè, cioè, lui entrava in palestra, buttava la porsa e già iniziava a sbuffare, sbuffava sbuffava e si nascondeva appena poteva. Il maestro, sai, il coach ci faceva pinciare, ci faceva fare e lui si metteva sempre dietro le file là, che se poteva fare due flessioni in meno le faceva, ma quando saliva sul ring, porca puttana, cioè, lui cambiava proprio lì. Era, aveva tutto quello che doveva avere, cioè, capisci? Magari c'era quel ragazzo bravissimo, allenatissimo che faceva tutte le cose, ma non aveva il cuore, non aveva il cuore che era quello che dava tutto in quel momento. E quel ragazzo lui ha fatto dei combattimenti e, e ha vinto anche in categorie superiori a lui, no? perché lui adesso non mi ricordo che era un medio, mi sembra comunque è riuscito a fare delle cose. Che, che un altro magari non, non, cioè non, allenandosi non sarebbe mai arrivato perché aveva un cuore enorme. Però lui di allenarsi non gliene fregava niente. E cioè, per dire: quindi, ci sono delle persone che hanno appunto delle attitudini, hanno una capacità di comprensione. Io ti dico la verità, io parlo per me, ovviamente. Sempre per me, eh, io il setup sinceramente vado fuori di testa, cioè non, non, non riesco. <ride> cioè io proprio cioè mi metto lì, ci sto un po'. Materia. È una materia, cioè alzo la lettura, abbasso la basta. Cioè già, Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, però capisco. E c'è stato, guarda, eh, c'è stato un periodo in cui mi intrippavo a guardare un po' i setup. Sapete su che gioco è incredibile sul primo Gran Turismo <ride> il primo Gran Turismo comunque presentava una amore di dati poi che fossero reali fossero fittizi io questo non lo so però era una roba potevi variare migliaia di cose non è che era solo un turbo livello 5 esatto c'era cioè, ti mettevi lì no? a me piaceva da morire sta roba c'è cioè proprio poi dopo, logicamente, poi le cose ovviamente. Però io ti dico sinceramente, mettermi lì e riuscire a capire, ad esempio tu Fabio io ti stimo, infatti quando, quando dovevo andare su Assetto Corsa guardavo tutti i tuoi video, mettevo lì, provavo anch'io e poi vedevo se a me funzionava oppure no. Cioè, però per dirti. Però non, Fabio non... mi passi un setup per, per <ride> uh, Lastin, uh, la, 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 come si chiama? Io Sono solo BMW. No, l'Aston la no, Martin, su ACC sto parlando, su Suzuka, che sono invitato il 18. Umberto, tu non hai sentito nulla, vero? Come mai l'Aston Martin hai scelto, scusa? No, perché okay. mi sono incontrato con gli organizzatori, che saluto, che bravissime persone, che eh, parlavamo di macchine, ho detto, ma sai, non vorrei che si prendesse sempre la stessa, e gli ho detto, guarda, l'Aston a me piace, eh, prendi l'Aston, quindi... Prenderò quella. Mi piace okay. il sound. Mi piace sta roba qua. Però, se c'è no, un no, setup, è una buona un'anima pia che mi vuole aiutare, ragazzi. Non è brutta, è solo <ride> poco usata. Quindi diventa un po' più difficile che trovi qualcuno che ha fatto il setup. Beh, sì, sì, ma su, ma una, allora, su un Aston potrei anche trovare qualcosa. Grazie, a posto, Umberto se lo trova lui esiste. a posto. Umberto non, Umberto hai, sentito non hai sentito? Umberto tieni, io ce l'ho il setup. <ride> no, perché in realtà ce la battiamo io e lui per tipo la 30 e 31esima posizione. Però lasciami andare un po' preparato con, con un setup, voglio dire. No, no, eh, sarà una bella gara anche quella. C'è e... Tarti Dunque... Trendenti che mi dice, Mauri, vieni a fare la season fix su, su IRS. Vabbè, <ride> <E sempre. ride> allora, almeno così... Dunque, ragazzi, ragazzi, eh, io mi Certo. Vogliono che parliamo di hardware? Ah, parli scusate, ma, eh, scusate, parliamo scusate, di hardware? Sì, sì, sì. eh, ricollegandomi al ragazzo. Adesso io non vedo la chat perché, se no, mi viene fuori un casino. Sul l'assetto fisso, no? Cioè, anche questa è una roba una genialata. Perché, certo. ad esempio, il, il Mauri di turno, scusami, Mauri nel no, senso, no, 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 ci mancherebbe. Ma che cazzo è? Sto setup, tira, fai figo fisso, uguale per tutti. Sei arrivato ah, no. davanti a me, chapeau. Lo, lo dice Fabrizio tante volte eh, non c'è nulla da, non puoi toccare nulla c'è cioè proprio niente cioè quindi se quello ti spara tre secondi eh, cazzi io sono di due filosofie in realtà il setup secondo me è un momento in cui una squadra, una squadra deve lavorare cioè è un mio pensiero, poi ovviamente anche il pilota da solo. Però stiamo parlando di roba che dura nel tempo, eccetera. Per le gare veloci, no, gli sprint, le cose uh, o dei campionati così metti fisso, cioè dai, tutti uguali, tutta la pari, stessa macchina e andiamo di manico. Come Quello andiamo su dico. automobilista 2 quando ci troviamo il sabato eccetera. e lo facciamo. Certo. Tra due giorni, ragazzi, se volete, eh, Mauri, hai messo il link qua sotto del, del Telegram, sì, vero? Eh, sì. no, eh, sì, sì, sì sì, sì, sì. <ride> sì, sì, ragazzi, sabato scorso c'era anche Umberto Noto, come mamma mia, mia dire, grande, cavolo, Umberto. Il grande Umberto Noto, ragazzi, mamma sì. mia, ragazzi. è vero, è stato, bellissimo. è stato bellissimo, è stato bellissimo, eh? ma sì, poi alla fine. Sì. Sì. Alla fine, eh, perdiamo più tempo a regolare il server e a decidere le cose che <ride> a girare. <ride> però eh, è, è, però statico, è, bello, è bello, è bello, statico. è bello. E anche quello lì è un bel momento in cui viviamo tutti insieme. Poi, giustamente, come dice Fabrizio, cioè. Ma come dici anche tu Fabio, cioè, è normale, poi ognuno di noi vive le cose eh, in base a... è tutto apprezzabile, non c'è mai una verità unica, ma non scherziamo, cioè, eh, giustamente ognuno deve vivere le cose come giusto deve viverle e voilà, questo è. Ci, siccome ti vogliono mettere un dislike perché non c'è il link, lo, faccio, lo metto io va bene? Maurizio? Ah, grande, eh, ma ragazzi, abbiate pazienza, ma io sono oh, che, quelli che sono arrivati adesso si sono persi tutta la, la porcheria che ho fatto tre, tre presentazioni mute, Allora, <ride> è tutto, non si può è meglio non dai. toccare niente allora. <ride> esatto, visto che sta funzionando, io non toccherei nulla così siamo tranquilli. La live non la interrompiamo, la riprendiamo direttamente, facciamo due settimane di niente, poi ritorniamo con sulle poltrone e parliamo tra due settimane. Colleghiamo su Twitch anche Collinca. così. Grandissimo, allora, grandissimo. Quindi... Siamo già 127 comunque sul gruppo, eravamo partiti, eravamo 12 è e vero. siamo 127. È vero, è vero, mannaggia. Quindi piano, 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 piano. io penso che a fine anno saremo mille, Dovremmo fare 8 server il sabato per poter girare, ma va bene così, Sì, sì, bravo Emanuele. Già, già tanto che, che sentono, altro che mettere i link <ride> esatto. Che figata! E allora, parliamo un po', ecco, parliamo parliamo un po, po di, di hardware, di hardware, di ecco, hardware. Ecco, che adesso si è allora. parlato. Si hanno chiesto un po' di, di hardware che giustamente dice bene, perché l'hardware comunque è sempre una cosa che incentiva incentiva molto il nostro mondo, no? Perché comunque è un fatto, come dire, solo visto che hai anche preso la corona rotonda. Mauri, scusami, vi scu devo interrompere perché secondo me dobbiamo salutare tutti e quattro insieme, LDC Sim Racing che dice "Comunque io vi sto ascoltando mentre sono in gara". Ciao, mamma, mamma mia, mia grande. grandissimo. Grande, grande. Ciao. Ciao. la tua gara. Mamma oh, mia, ragazzi, noi ormai siamo la radio tipo Radio 105. <ride> sì. eh. radio simbrace, eh dobbiamo, far tre, dobbiamo fare le telefonate divertenti, non è una vecchia. Cazzo, veramente, me. dobbiamo no. organizzarle. No, <ride> però una cosa che non, non abbiamo detto è che se andate su. Cioè no rimanete su YouTube però su, i ragazzi che mi seguono su Twitch sotto 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 c'è una console dove mi potete modificare la voce ok? è tutto gratuito così magari se volete ridere un po' si può fare su Twitch Arriva, adesso arrivano tutti su Twitch ragazzi a cambiare la voce tipo così <ride> Geniale, va bene. Era questa. E intanto era vediamo allora, qua. E Samuel... Abbiamo Samuele Tutto... pa Paterni. Vale. Che eh, ci saluta. Intanto ti salutiamo Ciao. anche noi. E stasera gli arriva il suo primo, il suo primo appunto. Prova il mini Alfa, che gli arriva Sim questo Simagic Magic. Ecco quindi, bravo, complimenti. Allora parliamo di hardware, ragazzi. Esatto, di hardware. Esatto, allora, esatto. Io inizierei proprio con Fabio. Posso? scriveteci cosa avete? Chi è in? Esatto, che è cosa hanno? Cosa avete come hardware? Okay, okay. No, allora, non no, no, proprio quelli della chat. Sì, so, ma parliamo di fa con Fabio. Fabio no, allora, io lui ho, lui ho il computer provare... preistorico ancora quindi. <ride> La la ah, sì, ragazzi, ragazzi io ah. sono parte eh. Allora, io vedo un, un CSL DD, giusto? Della Fanatec? o sbaglio, sì. giusto? No, 8 giusto, sì. esatto, perfetto. Sì. Allora, eh, prima di questo, cosa avevi? Il TSX Transmaster oh. qual è la, la differenza da, che hai notato eh, da una Cinghia a un direct drive a questo punto? e Vale la pena o non vale la pena secondo la tua esperienza? Perché già come mi hai detto le cur... che ho le gomme così o così, sono impazzito quindi adesso aspetto a livello hardware. Che cosa pensi, allora, mh, ne vale la pena? Cioè c'è un passaggio, c'è un cambiamento. C'è veramente, l'ho montato, l'ho usato una settimana, dieci giorni. Mi sono guardato allo specchio, e ho detto ma anche il TSXV andava bene, però, e <ride> 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 non l'ho detto solo io. Con un'altra persona che ha fatto lo stesso, lui è andato sul DD1 addirittura, ma hai detto: Ma te, com'è sta cosa? Mo' sai che tutto si cambia, eh? cioè, adesso prima che mi insultano direttamente, cioè, ci sono delle finezze. La risposta più veloce, per me, il TSXV ha già la velocità tale che se vai su ACC. E giri e perdi la macchina sei nel range in cui puoi ancora correggere e riprenderla. A mio avviso, è da ignorante c'è un passaggio con il direct drive, sicuramente a posteriore, dopo un anno che l'ho usato, no, un anno no, sei mesi quello che sono, sicuramente dico che è un altro mondo. però sì, eh, ma per eh, fare il passo, sì o no, questa è la, la domanda, in realtà. Sì, sì. sì, però, eh, noi, noi, io mi rendo conto che secondo me entriamo nel loop del, eh, di come comprare. Io quando ero piccolo, no? C'erano le 106 rally, c'erano le 1 turbo e c'è come la 106. c'è la 106 normale, c'era la 900, forse, poi c'era la 1100, costava un milione e più dai dai. Non vuoi prenderla. Però c'è anche la 1200, magari quella sport. Ma poi c'è anche la rally no? Se è partito a 10 milioni, si è arrivato a 19. Milioni delle vecchie lire. La stessa cosa, secondo me, è il volante, la pedaliera. C'è sempre qual... e eh, Ma c'è gli 8 Newton metri. Allora, quando tu compri il primo Direct Drive? Adesso siate tutti onesti. 5 Newton metri costa 500, più, più o meno. Eh, cazzo, beh, però, tu, 150 ne danno 8, e inizia a dire, però, 8. Cazzo, però c'è anche il 12. Cosa ne dici il 15? Ma che se non arrivato, a... cioè, tu non hai ancora mosso niente, sei già arrivato al 15, e poi magari dici: Cazzo, però, magari un giorno, il 27, magari, mi... cioè, secondo me entriamo anche in un loop mentale. Che... e poi dopo scopri che magari su ACC ti servono 74.000 newton metri perché sennò clippa. Dopo che hai comprato i 74.000 newton metri, vai su Air Racing, vai. Parlo di Air Racing, e devi abbassare tutto perché sennò cioè, giri insieme al volante. Cioè, secondo me, a volte ci perdiamo dietro. Poi è chiaro che come io ascoltavo una persona che ce l'aveva davanti, dicevo, eh, come sarà? Eh... E allora dopo sei portato anche a fare... Ne vale la pena, eh, questo è... Però a volte ci attacchiamo a... Cioè, per dire, il, il cambio ad H adesso, il cambio ad H in maniera, chiamiamolo, professionale, non lo usa nessuno. Cioè, lo usiamo per divertirmi giusto? Certo. So, usi la macchina, se l'innesto non è proprio precisino eccetera, io rimango sempre poi magari c'è chi invece dice no, io lo voglio preciso, che deve essere e lo capisco, però non lo so come fai a capirlo se non ce l'hai è tutto a posteriore, però sì, va bene però anche secondo me già col doppia cinghia chi ce l'ha deve aspettarsi un cambiamento di qualcosa ma non uh, che mondo più o meno, questa è la mia idea ho detto Posso dire io una cosa, collegandomi anche a una domanda che ho avuto sotto un video, no? Che mi hanno chiesto, no? Ho visto il video di ACC come iniziare. Mi fa, che base mi consigli per iniziare? E io gli ho scritto molto sinceramente, ma è difficile come... In realtà sembra semplice la risposta, ma è difficile come domanda. Perché, primo, secondo me la cosa più importante è il budget. Oltre a quello che tu vuoi fare. Perché per giocare ci basterebbe tranquillamente ehm, avere il T300, il T150 o che ne so il G29, basta il G29. I, esatto, cioè eh, alla fin fine, soprattutto per quanto riguarda il volante, ok, ehm, le differenze, cioè, cioè tu, tu per girare è quello non è che cambia, non è che ti, se ce l'hai quello più costoso devi girare in modo differente, è quello quello che devi fare. Poi siamo su. Poi anche quella è la realtà che secondo me le persone magari vogliono in questo momento essendoci, essendo un momento storico dove abbiamo già tante innovazioni eh, che hanno portato questo mondo a un livello alto vogliono entrare direttamente in questo mondo e cercano chiaramente per quello che vedono di arrivare subito al top mentre noi magari avendo, non avendole subito a disposizione abbiamo fatto un percorso che secondo me anche il percorso è importante per capire è chiaro che nel percorso non potrai mai avere quell'effetto wow di Mauri della prima volta perché eh, chiaramente era già buono quello che avevamo prima quindi ci sta poi a noi accontentarci sì. o andare avanti dimmi Fabri allora sì è vero che eh, dipende dalla progressione che hai effettivamente del test di testare hardware però io, ti ho detto così eh, Mauri quando hai detto anche il G29 eh, non sono tanto d'accordo perché eh, Superato un certo livello di hardware, allora fanno tutti più o meno la stessa cosa, d'accordo? Sotto non è più così l'ho provato io personalmente effettivamente sì, si gira a destra e a sinistra però quando ti mancano certe sensazioni è difficile capire che cosa sta succedendo in pista no no perché ma certo real... scusami in io realtà... volevo solo dire che il G20-90 è sì. per chi inizia eh? cioè, ovviamente all'inizio sì. che inizia a giocare cioè che non sai neanche cosa ti aspetta perché come ti avevo detto io quel wow l'ho sentito con il G29. Col direct drive non ho avuto la stessa sensazione. Eh? Cioè, questo devo dire. perché, come, diceva, come spiegava giustamente Ben Antonio, tu hai fatto una progressione. Quindi, guarda, è molto semplice. Io eh, vi, fa, vi dico questa cosa qua e poi voi dite cosa ne pensate. Se, se, se tu devi far fare una recensione accurata a qualcuno di un, una base direct drive, ok, a chi gliela dai? A uno che ha avuto un miliardo di direct drive in mano, testa e dice, ah, è un bombante, il feedback è buono. Se tu, glielo, se tu vuoi fare sensazionalismo, allora gli, gli, gli dai in mano a uno che ha il volante della chicco, glielo togli e gli dici, tieni, provami sto direct drive da 12 Nm. Quello impazzisce. Quindi ecco perché eh, quando eh, uno fa una riflessione rispetto a quello che sono la valenza di un hardware si deve basare anche su che cosa su, non dal punto di vista ma già da quello che hai come bagaglio di esperienze è ovvio che Fabius e me lo aspettavo ed è logico dice ma guarda io esatto. ho una doppia cinghia una cinghia di un certo livello si sì, cambia ho un po' più di dettagli però funzionava bene anche l'altro okay? io vengo ad esempio sono passato da un T300 a un DD1 il T300 è uno dei volanti che mi ha fatto divertire di più, più. Dove sì, c'era un dettaglio pazzesco del DD 1, eccetera. Poi per una cosa o un'altra, sono passato al CSV2 e mezzo Fanate. Grande base doppia cinghia. Mi sono trovato benissimo. Mi è caduto dal cielo un Camus da provare grandissimo direct drive. Sì, sì, è caduto. Preso passalo così. anche a me passalo a me dopo, eh, <ride> E, qua. e grande, grande base con un encoder da 65.000, pu... guarda un po' di che cosa stiamo parlando. Cosa che una volta c'erano il force feedback, era un, un elastico che ti faceva tornare in centro il... Vabbè, e ci divertivamo. Il pad, cioè, mi pare, ehm, Emanuele, dice io col pad. Girava anche le braccia insieme a chi non l'ha mai fatto. Eh. <ride> eh sì, è vero. Ah, i sensori anche. Quindi, sai? quindi eh, è giusto, è, è giusto quello so. che dice, perché se, è giusto quello che dice Fabio. Se tu hai uno che ne ha provati di un miliardo sì, vale la pena, però beh, sono, sono talmente abituato che da uno che quasi... minchia che sfigata pazzesca è il direct drive. Quindi il punto di osservazione cioè, da, da chi ti dice dal bagaglio che ha cambia anche cioè certo, certo, no, no, ecco, chi te lo con, dice con, con, eh. no no ma condivido in pieno quello che dici cioè que, quello, quello che, no, scusa, che... Ma, scusa Mauri però una cosa che voglio sottolineare è che comunque un certo livello di, eh, di, di prestazione comunque te lo dà un certo um, come si dice come posso dirvi eh, ci vuole comunque un minimo di qualità eh Certo. Perché fanno tutti la stessa cosa ma un minimo certo. ci vuole, eh? perché se tu prendi un vecchio volante, eh? no. tecnologia... Non, sicuro, non è molto no 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 ma eh, cioè io volevo solo fare una piccola distinzione tra il discorso di uno che non ha mai cioè mio figlio facciamo un esempio mai giocato mai fatto niente viene qua oh voglio un volante voglio eh, ti do il G29 inizi a girare su F1 dice che figata che però ah, è questo sì. che voglio dire no? cioè sì, sì, questa è una si cosa si, poi giustamente perché io stesso che non ho esperienze di direct drive anche quello che ho preso quando ho parlato anche della mia base io ho detto ragazzi cioè io non, non mi espongo infatti nel, nel video stesso ho detto ovviamente per chi fa recensioni Santi persone che hanno esperienze, io cioè che cazzo ne so cioè io parlo di quello che provo io ha la sensazione effettivamente ho sento il cordone in quel modo, sento la cosa in quel modo e mi, e mi regala un'emozione, mi fa un piacere e quindi esprimo quello che dico. Ma da qui io personalmente a fare delle recensioni parlando di, 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 di volanti o di periferiche, ma non ci penserei nemmeno. Ma è un po' il discorso anche del VR, perché tu hai detto bene adesso, ci sono delle cose di qualità che aumentano e cambiano le situazioni. In effetti il VR, secondo me dal momento che tu metti il VR... Cambia anche l'atteggiamento in pista, cosa che abbiamo già anche uh, detto. Cioè, sì. Effettivamente la tecnologia ci può veramente aiutare incontro. Poi da qua al prossimo... Cioè io ti dico, io avevo un rift S, no? E poi io ho preso, ho avuto occasione di prendere d'occasione un, 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 un reverb C2. Sì, mi sembra di... Cioè ti risponderei un po' come, come ti ha risposto Fabius. Sì, 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 per carità. La focalizzazione frontale, sì, dai, è, è un po' migliore. Dai, il dettaglio no, vai, il dettaglio, su, dai. Sì, dai, io va, ti no, dico sì. Cazzo, allora, vi... tieni, te li regalo. Eh. Cioè, no, no, io ti dico. Eh, vabbè, no. magari sarà anche quello, eh, però io ti dico, no, sì, c'è un dettaglio attivo, maggior, è è. soggettivo, però io, ad no. esempio, io avevo un Vive. avevo un Vive che si vede il reticolato, eccetera. Però io quando sono entrato la prima volta con il casco che mi hanno dovuto rimettere a posto le vertebre da quanto era pesante, però wow, sono dentro, eccetera. Dopo un paio di anni mi arriva sto reverb G2, lo metto e dico: wow, di nuovo! Perché la qualità grafica cioè lì si vede il salto proprio, diciamo. però io in mezzo non ho provato altri. Quindi ecco perché ti dico. Eh, ma magari tu dici: Vabbè, io Fabri, non noto questa differenza perché probabilmente il CV1 era già di un, di un certo livello, non lo so, non l'ho provato. Ma io, Quindi, io avevo il 2, dire... avevo Rift S, il, quello dopo. Il, ah, ecco, il 2 allora, no, no 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 aspetta aspetta c'era se... l'1 il, eh, il e poi io ho il Rift S che è quello dopo quello che è uscito quindi poco probabilmente... prima del quest 2 diciamo ecco esatto, e poi dopo ho preso, era... ho preso questo che per carità sì, sì. 2k 4k di risoluzione frontalmente ripeto cioè secondo me l'evoluzione che devi avere oggi con un VR è quello eh, come può essere il Primax avere una visuale almeno a 180 quello, però bisogna vedere il peso, perché una roba del genere, cioè, cazzo, è un peso. Eccolo tro... qua. Io, io non vi vedo, però. <ride> in, volevo vedervi in realtà virtuale, toccarvi, ma non riesco, cazzo. Mannaggia. Ma puoi, stare, puoi fare in serio con questo tipo. Ma sono serio, ho provato un attimo a vedere se vi vedevo. in, cioè, volevo anche toccarvi, che è la cosa più brutta sì. del VR. E se hai voglia di toccare la macchina, e non ce la fai. Oh, eh. guarda, vuoi sapere? Io la prima macchina che ho visto eh, in VR mi pare che era una Ferrari 643 a Varano esco Fuori dalla macchina su assetto forza. Che figa! Vado a mettere le mani. Oh, sono ho sbattuto il ginocchio su <ride> <È> spaccato. <ride> la rotula. E la rotula, così sì. sì. <ride> no, no, sì, la frustrazione, ma poi ti passa, quando di abitui ti, ti passa. questa frustrazione. <ride> non poter <ride> toccare mm. sì, 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 sì. ecco, quella è una cosa che dispiace. Sì, la che sensazione tu, tu, VR, Fabius? No, eh, boh, mi era venuto ah. un'idea No, mi hai provato. No no, 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 proprio no la postazione dinamica invece è un pensierino da... oh domandone e quindi, e, quindi, e quindi ma quella che abbiamo eh, visto ti... oggi quella eh, è una roba bu... Karma c'è qualcosa per te in chat eh? oh non ho letto perché mi ero messo il vr non Vincenzo, Vincenzo Lorano dice Karma non fare il maialone eh... 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 tanto ah, salutiamo Vincenzo, grande Vincenzo ciao Vincenzo eh. Ma è tipo no. la prima puntata che c'è la... Perché sai che c'è la sezione in... <ride> in... VR. Sì, in VR ce n'è di sezioni. E lì le mani che vanno. Ma lì, chiediamo a Fabio. Che la chiediamo Fabio in chat ah, che attenzione lui, ragazzi, parlare. scusate. Nisco, Nikos eh, dice che ha comprato il Quest 3 e dice che lo fa volare dalla finestra perché gli fa schifo. <ride> Non è, non è assolutamente consigliato ah, quel, no? quel visore, però attenzione fermi un attimo, eh, perché vi, però Vincenzo è uno che c'ha l'occhio per cioè, se, è, Beh, è, Vincenzo è una che, postazione della Madonna. Cioè quando, dice, cioè. quando dice il nero non è nero, io guardo e dico ma è nero. Lui dice: Non è nero. Quindi attenzione, Vincenzo è uno. Perché ah, sì, sì, no, a un certo audio, livello. Non a livello so. di audio, cose. Quindi, però eh, dice che per, per le caratteristiche che ha quel, quel casco, quel, cioè quel visore lì, non è fatto per la simulazione. Lui l'ha comprato per la simulazione. Ovviamente c'è la realtà mista, eccetera. Eccetera. Che è figa per giocare, stand alone, poi la batteria che si scarica rapidamente, eccetera. Quindi, ha eh, evidenziato discutendo un po' e infatti l'ha scritto qua adesso dice sì. con queste non mi sta piacendo per il sim racing colori pessimi contrasto scarso fluidità tremenda artefatti di streaming batteria che si scarica troppe manovre per riavviare un sim ai ai, ai. ecco tutto quello che vi stavo pensando sì, qui, sì, quindi di... ce l'ha spiegato il, il, quest, benissimo. Il, il quest 3 <ride> poi eh, io ad esempio il rever g 2 ci vuole l'hardware per metterlo a livello Sì, no no sempre, certo che quello... Fabio, okay. eh, per far... Sì, sì, è vero, è vero se tu devi pomparlo veramente a quelli che sono i, i, il livello di dettaglio che ti può dare devi avere l'hardware se no ciao certo, non, certo. non esiste che assolutamente però io l'effetto wow lo ripeto con quel con quel, con quel visore ce l'ho avuto perché vengo dal, dal Vive certo. ma non mi è mai dispiaciuto neanche il Vive perché alla fine mi divertivo con quel cazzo di cosa eh sì, no, no, no. Eh. ma attenzione cioè io sono sempre a volte mi spiego anche un po' male perché io non è tanto il dettaglio che intendo cioè secondo me un'evoluzione allora per arrivare all'Audi allora, all A3S eh, ovviamente bisogna fare gli step no? perché partirà da 100 cavalli i motori da 500 ci sono già ma bisogna, bisogna fare il pass io e, e poi si arriverà, tra dieci anni ci vendono quello a 600 cavalli, e quindi ci sta, ed è giusto che funzioni così. Ma io penso che l'evoluzione reale è quando si stravolge ciò che esiste. Cioè io, per quanto sia boomer, io non mi accontento, a me non piace, passo da quello e 2K, 1080, ok, 2K, 4K, cioè secondo me la vera evoluzione sarà quando c'è dall'HD dal, dall al 20K. Cioè lì veramente vedrò qualcosa che non ho mai visto prima. Cioè, perché io voglio sfidare chiunque che veda la differenza tra un 2K e un 4K. Cioè non c'è una reale differenza, cioè, devi proprio metterti lì. Cioè se no non è che te ne accorgi. E il discorso del, del VR, io intendo, ok, abbiamo raggiunto frontalmente, perché sui lati non ancora, ma frontalmente abbiamo raggiunto il massimo della risoluzione fantastico, io frontalmente vedo sempre perfetto, nitidissimo, ma io non voglio quello, non me ne ho fatto un cazzo, cioè io voglio una visuale che posso, ho la coda dell'occhio e vedo qua, è questo che non ho nel VR, non voglio una, una visuale che mi sembra di avere la maschera da sub, cioè, è, è, cioè nessuno ci pensa sta cosa, cioè dobbiamo cercare di investire in quella cosa lì, perché quel micro dettaglio lì, io spesso anche nei video dico, ma tanto è tanto inutile tenere e anche, anche in eh, lo dico perché spesso ho visto dei suoi video che giustamente lo sottolineava, come anche in ACC, o okay, che Ma questo sono video vecchi suoi, però li avevo visti. Che sottolineava appunto di togliere certi artefatti, che non so, magari. Ma io sono il primo anche a farlo. Non me ne frega un cazzo di avere. Scusate la parolaccia, non me ne frega niente di avere. Ehm, Magari un, un dettaglio bellissimo che a schermo flat funziona, che poi nel VR mi va soltanto a pesantire, mi toglie magari della fluidità o cioè, che magari, e magari non lo vedi neppure. Il cioè, bello che spesso in VR certi dettagli non si vedono, no? Cioè, perché è vero questo. E, e, e quindi ripeto, magari investire su una cosa dove io posso avere una visione veramente a 180 gradi ecco secondo me lì è la svolta del VR però come c'è primax il visore primax che è però è una bestia enorme cioè bisognerebbe trovare una soluzione tecnica che ovviamente ci andrà a suo tempo non è che si può trovare così però ecco in quel caso lì io quel visore lì lo comprerei al, al Day One ecco, cioè. secondo me sai cosa sta succedendo non, eh, non stanno facendo perché stanno puntando troppo o comunque eh, il VR, siccome non hanno avuto magari l'espansione che si aspettavano, stanno puntando molto di più su questi stand-alone. Perché adesso poi uscirà anche quello di Apple. Eh, e comunque il Quest 3 è la versione economica del, del Quest che ha fatto, che è uscito qualche mese fa. Non mi ricordo come si chiama, che qualitativamente è molto più alta. Eh, però siccome devono fare degli stand-alone. Gli standalone devono avere batteria, devono essere tutti. Cioè, è tutto l'hardware, ci deve, deve essere dentro il visore, cosa che invece con un G2 tu usi l'hardware del tuo computer per, per farlo funzionare. E sembra che questa direzione sia stata. non dico abbandonata, però non abbiano. Non stiano investendo. Perché, appunto, come diceva anche Nixos, eh, il G2 adesso addirittura non lo riesci neanche più a comprare, l'hanno tolto dal mercato. E non è che l'hanno certo. sostituito con qualcosa, e effettivamente c'è anche questa, questo limbo, no? Sì, che sì, sì, Forse il VR, eh, la, la realtà virtuale eh, è nata in un modo, l'hanno un po' espansa, poi dopo adesso stanno andando in un'altra direzione, perché vorrebbero quasi come... come cioè, devono uscire anche gli occhiali di Google, quelli che avevano un po' sì, di realtà aumentata, sì, dove sì, potevi sì, vedere era, le informazioni. Era, era. Per dire, cioè, perché probabilmente l'idea è cambiata dietro, e quindi devono sviluppare un hardware diverso rispetto a quello che colleghiamo noi al computer, che comunque ha delle difficoltà perché le batterie si scaricano presto, eh, non è che puoi andare via in giro con roba troppo grande certo. eh, per darti un livello di differente, perché il discorso realtà è aumentata, cioè vedere la propria stanza con poi gli zombie, i mostri che ti escono, ovviamente è una cosa che il G2 per esempio non può fare. Certo. Cioè certo. bisogna capire che poi è sempre... Sì, no, beh, poi logicamente... Si espande un mercato e più... Cost... Guarda, e appunto, parla... parlavamo di base, più si è espanso questo mercato e più ci sono aziende che magari entrano nel mercato e portano eh, innovazioni. Nel momento in cui invece un mercato rimane eh, in stallo, ovviamente non investono. Che sì, che... sì, sì, no, beh, quello quello poi più questo più non più è, è un, sicuramente un buon momento, cioè, a livello economico mondiale, non è che siamo messi. Tra l'altro, poi magari toccheremo un tasto che mi hanno segnato una cosa che poi magari lo vediamo dopo, proprio riguardante al fatto economico. Però tornando, tornando al discorso, ecco, guardavo anche qua che giustamente nella chat mi fanno notare che Niscos dice anche a 20K con colori calibrati, contrast, contrasti non buoni, fluidità, eh, senza fluidità non serve a nulla, giustamente, ha ragione. Poi Fabio Napolitano mi chiede certi dettagli che tipo, ma i soliti fit che si utilizzano... Eh, nei giochi adesso, adesso mi viene in mente sul momento però magari dei filtri particolari che si possono utilizzare tipo eh, adesso non reshade. mi viene è eh, bravo le reshade quelle robe lì che si possono anche evitare che non è che in VR cambino tantissimo eh, io intendo di dire quei dettagli lì e poi ovviamente ecco ah, cioè, ma per te Fabio se qualcuno che vende forse Emanuele il suo Primax lo venderebbe a 250, 250. Eh, 5k K, mamma mia, 250 euro <ride> e qui anche sempre Manuele dice che lui ha un Dì, 7, 200... non è interessato lui voleva una postazione dinamica esatto, e ha scelto esatto. quale modello e anche lì è da capire perché vi parlava dei DOF quindi praticamente dei numeri di motore che hanno su adesso allora se io pensassi dopo lì ci siamo soffermati poi dopo vabbè oltre al video andati, io non mi sono soffermato su sta cosa da capra, 8 cioè, do fanno 8 motori. Adesso, se io penso ai piani di movimento, cioè arrivare a 8, cioè, non, non riesco a capire a che punto possono arrivare, perché se uno ti fa frena-accelera, l'altro fa destra-sinistra, poi ci sarà quello che fa in obliquo. l'imbardata Ok, qua 5 eh, ma poi 6 DOF è quello che si gira così, che si gira così, <ride> cioè, sono colori no, cioè... degli aerei. Il 5, 6, il sei... ma i l'ho visto da qualche parte, poi magari potrei anche sbagliare. Eh, 6 DOF o... No, no, io l'ho visto pure io. Sono, sono tutti gli assi in cui può girare. Ah, sono quelli, come... ok, perfetto. Allora stavo dicendo sì. Dio sì, DOF che farà? Eh, gira tutto eh... su se, se stesso, sei dentro nella, tipo una capsula, no, c'è il tasto espulsione, tipo così, <ride> allora, c'è cioè... il tasto espulsione, tipo così e ti, ti espelle che, che ne so dobbiamo Come prenderlo puoi... per Ace Combat Fabris esatto allora, per Ace Combat una cosa che è figa sarebbe sai cosa? Mm. Il, uh, no, per, no, per Arma 3 sarebbe il Gile quello, quello lì dove sei figato. E ragazzi, poi vi aspetteranno delle sorpresine. Guarda, sti. Arma 3, eccetera, eccetera. Eh, guarda come è gasato il, il bambino <ride> Vi aspettano delle cose bellissime. Vi aspettiamo. <ride> Però tornando al discorso della postazione dinamica, ecco quella postazione dinamica che hai fatto tra l'altro ragazzi, ricordo poi sempre di andare a trovare Fabius sul suo canale, tra l'altro ha fatto proprio oggi uscire un video l'ultimo dedicato proprio alle postazioni dinamica che tra l'altro ho visto quella che tu hai provato e spiegava bene il, il la persona, Gianluca. Gianluca, ecco mi sfuggiva il nome, sì. che appunto eh, non hanno queste eh, eccessive eh, basculamenti ma quello che è giusto perché giustamente come lui dice non è che una, una macchina salta mezzo metro no? cioè, cioè si parla esatto, di centimetri non è, no, no, non, cioè... è solo, non è solo quello che se tu eh, fai troppe escursioni quindi che fa da giostra come diceva Gianluca Borghi, il, il discorso è che si vengono a creare e accumulare dei micro-lag che rendono innaturale quella che è la risposta poi della certo. pedana o della postazione, quello che è, e quindi il divertimento viene meno perché se c'è incoerenza in quello che sta succedendo e quello che sono le sensazioni, dici non mi trovo, sono esatto. e più che altro diventa una distrazione. Quindi certo. la, la bravura. Del produttore è quella di calibrare nel modo giusto quello che sono le sensazioni. Una cosa mi, che mi ha fatto notare Vincenzo, è proprio Nixos, è dire: Avete no, cioè, notate che ci sono dei simulatori che voi mettete la mano da fermo e sentite le vibrazioni tipo del motore? Ok, sì. VMI, provate, sì. ci, ci sono simulatori. provate nella vita reale quello che succede non con la vostra macchina. Non c'è, quindi gli artefatti per farti sentire di più le cose Quindi... scusami anzi... uh, uh, appoggiando la tua teoria questo qua vibra questo qua ti può dare giri del motore io ho tolto subito cioè mi ha già rotto le palle dopo due minuti prrr, che mi vibra. <ride> no, <lo> spazzolo... <ride> hai presente lo spazzolino con gli elettrici Drrr, uguale Ma io Fabio se infatti avevo... quando l'ho sentito la prima volta ho appoggiato le spalle mi sono fatto eh? <ride> <ride> una bella grattata <ride> in burrici, in burrici, prima di partire presta. non parlo mai lo faccio <ride> un un pia. Pia. no 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 roba... A me, è un fastidio via, ma ti dirò no. anche adesso: un'altra cosa il, delle... il cambio delle marce è uguale. La vibrazione del cambio delle marce. Io ho oh, certo. Un... Certo, no? un... una Ferrari, però ho provato. Non senti, senti, è un cambio automatico ultra veloce. Poi quindi non senti questo, oh. se non magari un po' di spinta. Ma la vibrazione, infatti, no, no. race room. L'unico che io non... da tanto, l'unico che dice. Se vuoi sentire le marce del motore, attiva questo. Yeah. però non è reale, c'è scritto proprio. Eh? L'hanno proprio allora... messo come dicitura. Bravi. Sì, sì, sì. Se, allora... vuoi, se vuoi sentire di più, perché si rendono conto che comunque ci sono certe vibrazioni che possono aumentare certo. il divertimento. Forse sì, però, sì, sì, però, però... Vedi, lì... tornando al discorso di prima, lo provi, puoi dire c'è uno, cioè uno spazzolino senza che nessuno si offende io dico caspita vibra anche quando prima di dici, cazzo, senti anche la, la marcia che vibra cioè come dicevi te, ecco quell'effetto wow se lo provi l'hai capito certo adesso uno che sente per la me dirà ma che cazzo di volante c'hanno allora se uno prima adesso si sì. e eh sì, eh, eh. ad eh sì, più senso a <ride> questo punto il ha più senso a questo punto eh, il, il force feedback attico che hai sulle pedaliere che ti fa sentire magari quando si sta attaccando sta si sta funzionando il, eh, il traction control per darti più sensibilità di guida dire ah sto accelerando troppo forte in questa curva quindi viene a tagliare il motore posso guadagnare in, in performance oppure sto frenando troppo forte e si sta, sta attaccando l'abs ad esempio infatti Poi su è... quelle pedaliere serve più a migliorare o comunque a darti più che la sensazione reale ad aiutarti ma, ma tu ne hai una aptica <ride> ma forse ne ho, ne ho presa una che tu dovresti aver visto da qualche parte eh? così <ride> o oh, hai provato a sistemare quello che ti ho detto sì 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 sì. però no ma non mi ha dato problemi più è successo due volte può succedere no, non hai, no per, il, per il feedback aptico ti funziona adesso ah, funziona. mi funziona, a me funziona che su... Uso, solo sì. su automobilista 2 non funziona per il resto funziona tutto devo dire che è anche piacevole eh sì, Beh, sì, no, adesso è... hanno, hanno aggiunto la funzione massaggio shazzo sai sì 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 l'ho provata però è a pagamento non capisco eh, scusate <ride> mi stanno chiamando dalla francia si sì, va fangulo ecco a posto <ride> ah voilà in francese gliel'hai detto sì, va ero io <ride> eh, ero io eh, <ride> oh, star, <vabbè. ride> non ti sento sì. no era spam mi... tornando sempre su Niscos ci dice no, che stai... lui prenderà un big screen Maury. beyond che cos'è? Io non lo so. Nixos. Nixos, però, scusami, scusami, è vero, scusa Nixos. <ride> mi fai morire Mauri eh, cazzo. Oh, ragazzi, ma, ma io sono senza occhiali, male. sono senza occhiali. Cioè ragazzi, voi mi prendete per il culo, ma io ho un'età, ho, ho perso l'Instagram. Cioè... È Mauri ti ha corretto, non è che ti ha detto... Gis eh Gis lo so, però no, io ormai eh. sono rovinato. Sono eh, rovinato. Ma se ti chiamassi Auri, il signor Auri... Eh, ma io non vedevo la, la, la N, la vedo mai. Sembrava... Non vedevo la I. Ma sì. eh, cioè, purtroppo sono rovinato, ragazzi. Ma, che Mauri, <ride> diceva... ma quello che diceva Nixos, il Beyond... Eh, screen. Che... forse l'ho visto... Forse l'ho visto. È quello che si vede a Las Vegas, quello che è a terra, enorme. C'è il simbolo, c'è la, la postazione. Io avevo visto un video su, su YouTube visto? proprio di uno che pilotava un elicottero su uno schermo, una roba del genere in casa, una roba enorme che gli faceva tipo un 360 intorno. Forse sarà quella roba lì, Arrivava so. a terra proprio. Eh? Era il TV da terra fino a cioè una roba esagerata. Era boh. non lo so, se è quello mm. lì, adesso vediamo se ce lo scrive. No, sto andando sì, sì. a guardare questo. Ah, è, so. no. no, no, è, è piccolissimo il Beyond, no. No, è piccolissimo il Beyond. Ah, oh. è picco ah, ah, è proprio una cosa piccolissima, sì, lo sto guardando in questo momento. Ah. Quanto costa? 8.000 euro. <ride> <No>. <ride> Condividilo un po', si può Mi vedere. 1.000 euro. Diciamo... A K. Beh, costa 1.369 euro. Riesci a condividerlo? Beyond. No, non riesci. No, perché se no sfascia tutto ah, ok no, non, eh, non sfasciamo grazie, niente no, che grazie, Amiga, già grazie, 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 grazie così che, già, già maori con, con Mauri. l'audio è ciao ragazzi noi, 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 capito? Quindi, poi si parla con i gesti ragazzi il prossimo, prossimo salotto imparate l'alfabeto morsi eh? il mi... ah, no, prossimo giusto. salotto è da antonio già ah sì mitico Venite numerosi su <ride> Karma TV, che adesso si dovrebbe riuscire a trovare, l'ho detto in italiano, non lo so, più facilmente, perché ho tolto il meno nell'endol, vediamo, perché eh, eh, se no vi esce fuori un canale che beh, si parla di, di religione. Ma pensate... Vabbè, parentesi <ride> chiusa. Si fanno mandala, su quelle lì ti fanno vedere come si fanno i mandala, come si corre. Come si allora... Grazie. Però il pubblico ragazzi sta veramente interagendo eh, tantissimo sì, eh, sì. sarebbe interessante anche andare a, a capire quali sono le domande che, eh, che ci stanno facendo e poi, ehm, eh, e poi basta. Quindi, allora, che c'è scritto? Beh, intanto buonasera Carlo Maugeri. Che... Ah, ecco, alla è... fine sono un paio di occhiali, in poche parole, questi... Sì, eh, pratica, è, sì. è uno schermo mini OLED a lenti pancake. E anche Fabio okay. Napoletano ci dice che appunto sono un Quindi, paio di occhiali. Che cavolo tireranno fuori di nuovo? Mamma cioè mia, ci sarà boi. qualcosa che non è solo un'evoluzione, oh, eh, ma ci sarà qualcosa di, che stravolge un po', diciamo così, stravolgere è un po' difficile, però proprio di diverso. Magari un paio d'occhiali per semplice che lo metti e... Allora, io, io quello che sto aspettando, ti dico la verità, è un gioco, uno tutto, d'accordo, che è praticamente fotorealistico. È uno studio francese che lo sta facendo, uno studio di sviluppatori francesi. E mi piacerebbe vedere questo tipo di, um, di cosa quello realistica. Della quello della bodycam eh, che si vedeva con la pistola, su Luna per chiederti. Che, che ha la visuale tipo bodicam come se tu avessi la telecamera sai come ce l'hanno i no okay, sì, come niente. si chiama come si chiama eh, non, non, non mi ricordo questo Vabbè. Io. quello lì però è applicato alla simulazione Cioè, mm -hmm. al di là di che possa essere su un come oh. si chiama su un, un, La realtà virtuale o meno però lo step che vorrei vedere io è questo adesso perché a livello di grafica comunque dai Stanno si, si, si evolve bene, voglio dire. Però sono sicuro che si può fare ancora meglio. Anzi, addirittura i GT Revival sono son andato a guardare Campel eh, mm. caro Mauri. Eh, mm. Sta tirando fuori delle foto molto interessanti. Però siamo sempre su della digitalizzazione Stiamo lì, capito? Cioè, certo. Mi piacerebbe vedere uno step proprio avanti. Certo, ovviamente servirà una 80-90. Non, non a 40, però mi piacerebbe avere questa cosa qua Non lo so, so se è questo è il problema, secondo me, non è questo il problema. Il problema è che parliamo sempre di commercio di giochi in fondo. E siccome abbiamo delle console sul quale ovviamente c'è tanto da guadagnare, non possono sviluppare dei giochi così avanzati. Non che non ce la farebbe, perché che Real Engine 5. Quando ci sono state le, le dimostrazioni di quello che può fare già questo motore grafico. È pazzesco è ovvio che una cosa è una presentazione in real time, per quanto sia in real time, ma non può essere poi eh, in, in gioco fatta così. Eh, perché poi se tu lo devi adattare, come fai? Cioè, o sviluppano solo su PC e dicono ok, però di una nicchia perché tu hai la 40-90 lo puoi eh, far girare, se ne hai un'altra scheda ti va a 30 frame. Eh. Beh, ragazzi, adesso quello... Scusami, ti, 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 mi, mi attacco un attimo a te. Poi te lo dico perché poi mi dimentico. Eh, questa cosa qua l'abbiamo visto col primo Crisis. Quando fu sviluppato sì. il primo Crisis era stato sviluppato su PC. Ed era un mostro di, 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 di gioco. Però poi purtroppo gli hanno dovuto fare un the perché poi hanno dovuto portarlo anche su console. E, quel, e il motore, di fatto Crisis 2, non era più ai livelli di Crisis 1. Cioè, ed è stato così. E se vogliamo lo stesso cyberpunk con tutti i problemi del caso ma era stato sviluppato su, su PC e abbiamo visto che, che disastro è stato poi perché poi giustamente come dici te eh, comunque che ci piaccia no ma il, il, mondo, il mondo videoludico che comunque in qualche modo tocca anche in, la simulazione di guida è comunque legata alla console eh. cioè, questo è un, sì, sì. Un, saluto, un saluto a Paolo Manglavi che ci ha raggiunto ragazzi grande ciao un saluto ciao, 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 ciao. Ciao. Quello che dicevo era quello, ma anche se fosse sviluppato solo su PC, facciamo l'esempio, che è la piattaforma sicuramente più in evoluzione, cioè dove si evolve più velocemente, certo. quindi più facilmente si potrebbero ottenere risultati a livello grafico, sarebbe sempre troppo dedicato a una fascia alta di, eh, di schede video eh, e di, di, di computer che rimane un eh, non la totalità. Di quello che c'è nel, nel mercato, quindi eh, fai uscire un gioco che poi gira bene a il 10% delle, dei possessori di PC di tutto il mondo? È certo. quello anche il problema, perché ripeto, le applicazioni che si sono viste su Unreal Engine 5 sono veramente vicine al fotorealismo. Eh, non parlo solo dei volti, delle espressioni che può mh, appunto dare quel motore, ma anche ho visto anche dei filmati sui paesaggi e cose del genere. Veramente fai fatica. O, del, o quando hanno fatto vedere quello del ragazzo che aveva fatto la stazione in Giappone di Tokyo, cioè, cavolo, era difficile. Sì, 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 è difficile. Non era no, è vero, vero l'ho visto E non era reale. Chiaro, è eh, una cosa dedicata in quel momento. E quindi si riesce ad arrivare a quel fotorealismo nel poi fare un gioco. Devi per forza di cose scendere a compromessi. sì, 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 mio. ma quindi hai ragione. Ci arriveremo, ma eh, sarebbe bello hai mh, sicuramente. Tra l'altro, adesso, adesso lo dico giusto, eh? Nixos <ride> ci, ci dice che addirittura, adesso mi è scappato. Ah, ecco, riguardo al, a questi occhiali, appunto, che diceva lui prima, ti fanno lo scan facciale e la mascherina sarà applicata, quindi personalizzata al tuo viso. Mamma mia, cioè, che roba! Certo, che è spettacolare. Quindi, vuole anche... che se qualcuno vuole giocare, vuole giocare con te non può. Cioè, sarà meno, cioè, eh, ti eh, dire? eh no, certo, certo, eh sì, eh. cavoli. E eh beh, Rensport usi un Engine 5 e non lo hanno sfruttato. Rensport, allora, in realtà, ha un problema di base che si chiama la fisica. Un nostro amico che si chiama Alessandro Kappa, che penso tutti conoscete, eh, ne ha fatto una disamina molto attenta su, in due occasioni dove ha sfruttato questa beta in cui praticamente girando lo sterzo in modo molto energico invece di ottenere un sottosterzo ottenevo, otteneva più velocità quindi già questo ragazzi spero vivamente che possano risolverlo anche se comunque io ho perso le, le speranze in merito a questo nuovo titolo perché si sono mangiati con questa storia di motorsport e con il codice di R-Factor 2 e, così come ho scoperto una cosa ah Vai. Ma sapete che Renato Simioni comunque aveva dichiarato che Automobilista 2 si basa sul codice di, di Refactor? Ah. No. Sì? Del primo o del secondo? Secondo. Ok. Ma, cioè è una buona cosa, vuol dire che possono elaborare... Certo. No. Alla, fine stiamo, alla fine tutti i simulatori girano sui motori di Refactor 2, ragazzi. <ride> Ma sì, ma ci starebbe okay. anche come, cioè nel senso, eh, se, se prendessimo tutte le idee di tutti i simulatori, e l'avevo detto l'altra volta, nell'altra live, e fossero ehm, incentrati a creare un'unica piattaforma eh, con un modello tipo iRacing, cioè dove viene in continuo sviluppo, dove ci sia la migliore fisica, e quindi al massimo, al massimo gli sviluppatori vadano a affinare quella non che ne creino una differente che, non sia, si, che sia simile ma non uguale, che sviluppino un motore grafico. Cioè, potremmo avere un il simulatore definitivo. Sì, però, quanto lo pagheresti? Perché non ci sarebbero compensi. Un, sì. un abbonamento, basta che pagano, che guadagnano e, e si rilasti e si riproducono ma certo è un'idea no no, però tanto non è detto che questa formula non possa anche perché adesso dovremmo anche vedere mamma mia dobbiamo partire io sono già caldo ho comprato l'F18 adesso faremo un talk show e e i soldi no? e lui compra compra <ride> <ride> è un genio, genio mamma mia mi mettete nella, nella presentazione <ride> no? che faccio così voilà, <ride> <ride> grande per e... Gabriele Marcelli proprio dice ho visto il video di K infatti mi riferivo alla grafica per il resto non ci confido più su Rhin Sport. secondo me dobbiamo solo aspettare GTR Revival um, sì cos'è una domanda io per Fabius Diretta così, uh, cosa è quella cosa che un simulatore potrebbe offrirti per farti andare via da iracing anche se ci sei approdato da poco? Che, dovrebbe, che potrebbe avere e potrebbe tirarti fuori da lì? Mm. Ecco una cosa che secondo me non c'è nessun simulatore è un, un regolamento di gara, ok. Pigaccio, cioè. ragazzi questa è una bella cosa che hai detto sì. cioè Racing Lf, lfm cosa ti costa scrivere tre regole del tipo se tu allora non entriamo nello specifico mezza macchina la mezza gomma cioè dare una linea cioè sei davanti ok tu ti muovi io sto andando dritto tu mi tocchi paga quello davanti non paga adesso non so il software come funziona però mi dai un'indicazione io so già valutare se è colpa mia non si capisce neanche ai racing lo fa poi non sapendo tutti i report se hanno una base scientifica con quale rego... certo. Tre regole. io sono, sono d'accordissimo con te sfondi un portone aperto perché io che organizzo dei campionati o oh, se ti faccio vedere il mio regolamento sportivo ancora litigo con i miei calissi amici su will to will eh, dive bombo meno quindi da però non è una cazzata. Eh, una cosa che mi viene in mente, Yamamuchi che è Kazunori, Gran Turismo, mi faceva fare le patenti prima di accedere a certe macchine. Ok, Anche. quindi l'inventore delle patenti è lui. È vero. c'è eh, una cosa da dire. Su Air Racing, sai cosa manca? Lo sapete? Anche su tutti i simulatori, cioè ti insegno come si sta in pista, tipo hai una missione che è quella di fare tre giri dietro una macchina, non puoi superarla. Devi stare dietro, ma non puoi neanche stare troppo lontano. Quindi devi anticipare la frenata, tutte queste cose qua. Che non ti sarebbe insegno. male, sarebbe anche divertente. Ti do... che... eh, esatto, però, ti... però scusa. Se ti... Però CC un pelino ce l'ha questa idea. Se tu stai entro un secondo da quello davanti guadagni più punti adesso non mi ricordo c'era la, la stupidata se tu fai cinque... sì no no io lo parlo, parlo proprio come missione ah. per insegnare perché molte volte io anzi ho un esempio pratico di settimana scorsa ho fatto un giro con uno che ci ha raggiunto una persona che ci ha raggiunto bravissima persona che ci ha raggiunto vabbè <ride> <ride> che ci ha <era> raggiunto <ride> sulla domenica 2 siamo andati... lui aveva già un po' di esperienza eh, però eh, siamo andati in pista e mi detto, fa... guarda mi devi scusare ma non ho, eh, non ho tanta esperienza su gioco solo con la IA, quindi eh, abbi pazienza. Abbiamo fatto 5 giri insieme, gli ho spiegato quelle quattro regolette, ok? Ci siamo accorti che siamo più o meno dello stesso livello, abbiamo passato tutta la serata a fare delle gare epiche, ok? l'anticipo, come funziona, perché se il tuo punto di staccata è 100 metri ma sei dietro a uno, devi staccare prima, perché, eccetera eccetera proprio perché se lui cioè, gli ho proprio spiegato, fisicamente se sei a due metri e questo frena a 100 metri, il tempo di reazione tuo di quant'è? Mezzo secondo, in mezzo secondo, qua, mezzo secondo quanti, quanti metri percorri? Eh, dice, almeno 30-40 quindi sei già dentro, gli stai dicendo ciao al tizio mm. che è davanti, capito? Queste cose qui, se non te le insegnano, allora ti ritrovi con delle lobby riempite, passatemi il termine, di... di cani in pista, scusate, lo devo dire, cioè, veramente. Perché non sanno, con tutto rispetto, ma invece se facessero un sistema di questo, tipo, hai delle missioni, per poter accedere in pista online, ti spiego, c'è cioè la tizia o il tizio... Il rispetto in pista, come si sorpassa, come si fa, ad esempio, un dive bomb viene considerato quando entri e ti appoggi perché sei entrato a cannone, eccetera, oppure eh, quali sono le occasioni di sorpasso che puoi sfruttare. Non sei Senna, solo Senna poteva fare certe cose, queste cose qui, capito? Secondo me manca un tutorial preciso dentro, a ad esempio, se tu vuoi utilizzare, che, che so, ehm, fly simulator hai ah, le missioni dove ti insegnano a volare. Sì, sì, presente. Ok, e, esatto. Una cosa del genere, sì, Mauri, l'hai fatto il tutorial Mauri? Sì, ho fatto il tutorial sì, del decollo, ma nonna, ragazzi. Spettacolo. Però è un, è, un, è una, fase, una parte fondamentale, ragazzi, sulla quale non si sono concentrati, o meglio, hanno cercato di arginare il problema. Guardate che ragionamento, fichissimo. Hanno cercato di arginare il ragionamento, il, il problema. Creando dei rating, queste robe qua, il numeretto classico, come molti dicono e sono d'accordo con loro, che viene a valutarti chi sei, come i voti a scuola. Non è che se prendi 10 sei intelligente, eh? vuol dire che hai studiato bene eh, in, in molte occasioni. Ma perché non affronti di petto eh, il problema di chi non sa stare in pista oltre a scalare la patente? Ok, ti, ti insegno, hai l'accademia per poter girare quindi c'è la parte del sorpasso sapere stare dietro il, ris il rispetto in pista tutte queste robe qua Fabri immaginati che fai perché puoi sbagliare sei in pista fai una gara e fai ah, Alessandro Castellini è lui il grande Alessandro sì eri tu Alessandro grande mi sono ciao Alessandro ti salutiamo con lui è stato... con tutta l'umiltà di questo momento mi fa Fabri guarda abbi pazienza e gli ho detto guarda due consigli te li do Abbiamo... poi gare epiche perché sì, ha sì, capito sì. subito eh, due spiegazioni che gli ho dato che poi va fortissimo bastardo <ride> immaginati non solo che puoi fare le patenti adesso perché stiamo buttando fuori le idee che ci vengono immaginati che però vabbè, tu le hai imparate anche le cose però fai, una, fai un errore durante una, una gara ufficiale eh, per, ri, per poter ripartecipare ti rifaccio fare il corso, devi risuperare magari quel corso che è eh, quella cosa che non hai imparato Dario, non Dario, hai Dario sta dicendo una cosa però che effettivamente non consideriamo ed è giusto allora, quello che stai dicendo potrebbe essere utile, però un po' severo, però potrebbe, essere. Però dice: eh, Non si concentra su questa cosa perché vogliono gente che si iscrive per portare i soldi a casa. Per ma forse. invece, certo, invece certo. Ma se io entro e dico allora, io mi faccio le lezioni, passo, sono sicuro che chi sta in pista, poi effettivamente ha imparato quello che gli hanno insegnato. Perché è dovuto passare da lì e passare le prove. Se tu fai il coglione, ti squalifico. Cioè, certo, sospensione certo. di account io direi però... di sospensione di account a questo punto. Ma io sono d'accordo, però riallacciandomi alla chat, eh, giustamente, cioè, guardiamo Air Racing, guardiamo LFM. LFM, se io salgo di categoria, cioè, nel senso passo da rookie all'iron, eccetera, eh, accedo a dei contenuti diversi gratuiti, cioè, che è il 20 minuti, la 45 minuti, le 4 ore e bla bla bla. Sue racing. Quando tu passi da una patente all'altra, cambia perché tu spendi. Puoi spendere e acquistare quello che te piacerebbe fare. Sue racing: un'idea un del genere. Secondo me verrebbe segnata alla base. Esempio, io ho la patente A, uh, un cazzo, sono stato dietro agli altri. Niente incidenti, sono in patente A. Posso comprare i prototipi? Ma hai usato un prototipo. Domenica vado a fare la prima gara, cosa fai, che faccio io alla prima, alla prima curva? Se sei uno, un... ma però prima di comprare prima di, allora, a sto punto si possono eh, ciao Alessandro, saluto Alessandro. Ciao, ciao. Ciao Alessandro, se, se tu uh, vuoi comprare un prototipo perché vuoi fare quella serie, allora ti devi fare un tutorial sui prototipi. Sì, sì, forse eh, sì, se, quel... se tu devi sviluppare il, il, il discorso, lo devi sviluppare fino alla fine, ovviamente, se tu sei. Riesci, sei in grado di fare? Sai come si fa? Tu quando fai eh, per capire il tuo livello, molti giochi ti fanno fare una, una partita e, ti, e calcolano in base alla tua bravura il okay. tuo, se sei entri level o meno. Su Erasing ti do un, un, un hypercar con la IA, vai giù in pista. Vedo i tempi che fai, la tua regolarità, quanto vali. Poi ti metto in situazioni in cui devi saper okay. guidare la macchina, Perfetto. Ok hai il tuo livello, sei patente A. A prova. poi se tu riesci Perfetto. a superare, prendi i punti. Poi, mano a mano che, che fai incidenti o ti comporti male, perdi questi punti e poi scali e torni giù. Però, sai cosa c'è? Perché noi abbiamo fatto tante volte con quelli che ci sentivamo quando giravamo sulla Cici. Abbiamo provato a aprire questo mondo. di... Ad esempio, questo è bellissimo perché anche noi pensiamo sempre al livello più alto. Ok, tu pensi a tutti quelli che invece non sono capaci, che vengono messi insieme in una categoria più bassa.

Cioè, ok, ci sono alcuni che lo meritano a prescindere, ma quelli dovrebbero essere presi e tolti. Ma chi dopo lo, lo mandi più basso e sono tutti con, con una capacità, perdonatemi, una no, non più che capacità, un'esperienza più bassa, cioè quelli non ne vengono più fuori. Come è successo sì, su... Sì, no, L. ma sono d'accordo, però ovviamente è, prima è di fare tornare giù... Cioè, de, tu, prima di far tornare giù un cristiano, lo devi mettere in condizione di poter recuperare, tipo... Se tu hai i punti da patente, ne hai 20 e ne perdi 10, puoi... o fai le azioni sociali oppure vai a fare le elezioni, quindi una cosa del genere <ride> puoi farlo, li cioè, tu puoi... troviamo tutti in giro su A CC, ma quello che ti voglio dire le soluzioni si trovano uno via. butta giù quello che sarebbe bello, ovviamente, un'utopia. Cioè, no, anzi, un'utopia? Un no, perché eh, io li nomino sempre ma a CC Italia: non so se li conosci, eh, Alex Red. Eh, Lorenzo eccetera si sono inventati un bot su Discord che eh, praticamente tiene il punteggio delle patenti è tutto manuale, però, però siccome abbiamo avuto grossi problemi, io ho fatto quattro campionati con loro eh, che non è poco eh, hanno avuto problemi di comportamento in pista, si sono inventati questo bot dove tu lo interrogavi e ti dava i punti ok? quindi ogni incidente o report che hai fatto se la direzione di gara ti dava un punto in meno un punto in meno per poter accedere a certe licenze ok, quindi a certi gradi tu devi avere un minimo un punteggio di questa patente e non puoi scappare perché comunque manco l'iscrizione ti facevano fare, guarda una patente hai 8 punti, ce ne vogliono 9, mi dispiace devi fare quattro gare in rookie con una macchina meno potente e non devi avere incidenti, sono cazzi tuoi devi arrivare ultimo e fare 20 giri sono cazzi tuoi, stai lì Vuoi sapere una cosa, Fabio? Funziona. Io, Savo, io non è che sono un irruento, non sono molto rispettoso, cerco di non fare, mi succedono i casini, però sono, sono il classico tipo, se devo alzare il piede lo alzo. Ho avuto un incidente, mi sono incazzato come una iena, sono ripartito, ho fatto un rientro no safe pazzesco, due punti tolti diretti e me lo meritavo. Eh. Cioè, io ho subito e ho fatto subire un incidente. Eh, sono andato a guardare la mia patente quattro gare senza incidenti per recuperare i punti eh? quindi ti stai con due piedi in una scarpa e funziona se no, se, se non ti piace questo sistema non ti iscrivi o se no te ne fai fuori dalle no, palle no, quello, e, quello funz no, e funziona, no, e funziona. ed è una cosa semplicissima un'idea fatta non strana che fun ha funzionato benissimo quindi se un gruppo di Assetto Corsa Italia di 3.000 o 4.000 persone sono riusciti a fare una cosa del genere io penso che si possa fare ad alti livelli come Eresi claro. ma, ma un'accademia un interna sarebbe figa proprio per sì, insegnare che... a. Smart perché nematismo. tu lo sai Fabio se io e te scendiamo in pista anche se non abbiamo mai corso insieme sono sicuro che difficilmente ci toccheremo perché abbiamo con, con Antonio, con Mauri sono sicuro perché abbiamo dell'esperienza, sappiamo come ci si comporta in pista, lascia stare chi è più rapido, non ce ne frega niente. Ah, ma è proprio il comportamento: la gente di base non sa come ci si comporta. Destruction derby, robe. La, la cosa semplice che vi ho detto, ragazzi: della distanza, del calcolo della distanza, perché devi frenare prima e non al punto di staccata. Molti non lo sanno, eh, ma io ho frenato ai 100 metri, eh, ma Ciccio, se, se sei davanti a 200 all'ora, il tempo che freni. E lui frena tu hai percorso altri 20 metri quindi gli sei entrato dentro certo sì sì no quello sì, sono gli errori uh... più comuni quelli in fondo vi poi. faccio un esempio pratico ancora Aulo Cacciatore che conosce ehm, Antonio e tutti quelli che ci seguono Aulo le prime eh, le, le prime lezioni così glielo date io lui non sapeva neanche che, vo che voleva dire largo stretto largo per una curva Giusto per farti capire, ora è uno che va fortissimo, però per fare questo approccio al sim racing, al nostro campionato debuttanti che ho organizzato con Vincenzo Nixos e con Fabio Napolitano, questa arriva: prendeva 4 secondi da tutti, non sapeva stare in pista a regà. Come si fa? Come qua? Là, io sono arrivato, Aulo. Se vuoi, ti do un consiglio. Sì, sì gli ho detto devi guadagnare un secondo perché sennò non ti qualifichi so, so, l'ho seguito e gli, ho, e gli ho spiegato solo largo stretto largo solo quello perché molte volte in questo mondo si danno molte cose per scontato se io ti parlo di trail backing, tu mi sai rispondere se parli con la, la maggior parte delle, di molte persone che ti mangia eh. perché proprio troppe cose scontate quindi ecco che ci ritroviamo con delle lobby mi prenoto sì, per, per una lezione, eh, Fabio. No, non io, non io. No, no, Alessandro io. Te la no, 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 no. Alessandro ah. Gapp. Io, no, assolutamente, io ho qualche consiglio. Tra l'altro, la... leggevo qui Gabriele Marcelli che eh, dice una cosa okay. anche giusta: si potrebbe anche mettere una situazione di crediti che si guadagnano eh, in base a come si comporta in gara e si perdono, si usano per pagare i danni fatti in pista, come si pagherebbe nella realtà. Sì, questo è sempre. È sempre... È... È anche... Ma, anche fare... ma anche fare i protest, i protest nella realtà paghi una cauzione. Sei torto, se li tengono, se hai ragione, no. te li restituisco. Posso, posso però sui protest. Eh, esatto, bravo. Cioè, L'hanno guardato? Cazzo, ma fate un sistema, è vostro. Ma ridammeli. Eh, quello gli togli, gli togli il doppio se l'ha fatto apposta o okay. che. Cioè, questo certo. manca ovunque. Sì, e non so perché, è se è un pro... adesso, da ignorante, non so se è un problema di software o okay, che, perché. Però posso capire l'FM che si attacca tra virgolette da Cicci che roba loro, diciamo così. Ma ai Racing, te lo fai te in casa, è tutta roba tua. Cioè, il calcolo è tuo. Cazzo, Sarola, faccio un report. Ho ragione, perché questo è un folle. A me li ridai, che sto dovero? E quello lo paga. Allora, già un passo avanti, secondo me, si fa. Cioè, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Cioè, Io... ha fatto, cioè, ho fatto no. gare... Parte in pole alla prima, al, cioè, alla prima curva, 4 botte, 5, 6, cioè, ho perso i rating, ero primo e avevo magari anche un soft di 2000 che già essere in pole mi sembrava essere un fenomeno. Cioè li prendevo un botto, cosa ne ho perso? Una cifra, perché sono andato ultimo, più con sì, i per, sì. cioè lì ammazzi anche uno che non c'entra assolutamente niente, è sempre il solito ma, discorso. Ma in realtà... Sono d'accordo. So eh, non, non serve neanche così tanto, perché noi stiamo andando a criticare giustamente questi sistemi quando poi ci ha fatto l'esempio Fabrizio con eh, appunto ACC Italia giusto? Mm -hmm. eh, mi ricordo bene, cioè che con una cosa semplice, loro non hanno mica programmatori o hanno gente che è pagata per fare quello, esatto. Però hanno fatto un sistema che funziona allora perché non copiare le buone idee e poi migliorarle? Cavolo se funziona un sistema, è che secondo me chi, chi programma i giochi è un po' distante da chi gioca e non va ad ascoltare un po' la community eh, perché io penso che un LFM è difficile che possa integrare autonomamente tantissime modifiche proprio perché si basa su un gioco che non hanno programmato loro. Ma se mm. venisse nativamente eh, inserito all'interno del gioco, e, e, e sviluppato e seguito dagli sviluppatori, allora avrebbe un altro senso e sarebbe, di sarebbe diverso gestirlo. Manca manca l'ascoltare a volte quello che è quello che chiediamo noi. Poi magari noi siamo una nicchia e allora non gliene frega un cavolo e non ci ascoltano. Ma sarebbe importante per sviluppare sempre meglio questi sistemi, perché poi ne va a giovare eh, la, la longevità di quel titolo. Certo. Perché se manca, Io... che troppo... Ti... Ma, sì, dico lo lasci. Sì. No, voglio rispondere a, a Dario che dice, sì ragazzi, ma su ACC Italia non hanno gli iscritti di Racing, sì, ma non hanno né, i, né il potere economico di iRacing e né tantomeno i programmatori di iRacing, quindi se loro riescono a fare un bot esterno e a sistemarsela così perché ACC non riesce a gestirlo tanto di cappello, io ho soltanto fatto un esempio, Dario, di quello che si potrebbe fare molto più semplice e forse efficace è quello di punire effettivamente chi eh, non sa stare in pista, ma non punire in modo eh, drastico. drastico è una punizione, una punizione cioè, deve servire deve essere un qualcosa di accademico io ti insegno cioè tu certo. prima di, di, di venire in pista visto che state facendo sto mega carriera sto mega online cazzo c'è gente lì che si fa il culo per settimana ad allenarsi nelle series che ci tiene tanto Fabius lo dice io mi sono trovato nella situazione tua Fabio mi sono sì, trovato. Tanti, tanti. Ti passa la fantasia. Ti passa la fantasia. Quindi, ma anche da lì ho organizzato campionati privati proprio per avere un po' la mano, il controllo su quello che succede in pista, cosa che è difficilissima. Antonio, lo stai vivendo insieme, insieme certo. a noi. Dopo anni di esperienza siamo arrivati a quel livello che molte volte tu, uno può pensare: ma sono troppo severi, giochiamo. No, è sbagliato. Bisogna vedere a che livello siamo per quanto riguarda le regole. È sempre bene eh, divertirsi, come, come si dice, però ci vogliono le regole che mettono sì. dei punti fermi sul quale uno poi deve prendere una decisione la gente si deve rendere conto. Ma Io non, solo sono... no, non solo voi che le avete fatte, anche noi che siamo in pista, se le sai quali sono, sai dov'è il limite. Quello se che diceva Fabio. Limite... Esatto. Quello che certo. diceva Fabio, esatto. se non hai tipo, limiti, fai fai degli... devi andare a comprensione, come Bravo. fai sempre a interpretare, no, certo. non è facile. È Guarda, io, io ti, ti, ti porto un esempio uh, di, un, di un incidente che è successo, uh, uh, come si chiama, la, scorsa, la scorsa volta, se non avessi messo dei punti fermi sul regolamento, ci sarebbero stati problemi per quanto riguarda la valutazione del problema. Con il regolamento chiaro, definito, che tutti conoscono, lì non ci sono dubbi. Tu hai torto, tu hai ragione, finito. E non si creano precedenti, perché poi tu fai delle... Nel sim racing, ragazzi, quando c'è un, un, un problema di... di, di, di uh, di incidente o altro tu puoi fare tutto il regolamento che vuoi c'è sempre un qualcosa che succede tipo la macchina è uscita fuori dalla ringhiera E è andata a salutare il pubblico è rientrata in pista tipo robe del genere mm, veramente eh? quindi devi essere malleabile tutti i regolamenti per poter anticipare delle cose anche assurde ma quando metti i punti fermi sul regolamento poi non hai problemi e la gente lo sa e infatti oggi su sim drivers quando si fanno i i briefing pre-gara all'inizio. Sì, la prima gara sei lì. Mi raccomando. Eh? Poi, siccome la gente ci segue e gira, si conoscono, ci sono sempre meno incidenti e quindi i briefing diventano più, più scherzosi, ma proprio perché c'è un regolamento. Quindi hai ragione, Fabio, io sono d'accordo con te. E grandi eh, nomi come i Racing dovrebbero farle queste cose qua. Sì. E comunque penso che sui report cioè comunque restituire re, cioè scusate ai, ra scusa ai rating piuttosto che elo o chi, chi è qualunque esso sia il rating tolto ricordiamoci che vorrebbe dire che non esiste un bot o qualcosa del genere che può valutare la colpevolezza di uno no, o no. l'altro quindi vorrebbe dire che queste piattaforme Giustificato dall'abbonamento, chiamato. cioè lì vogliono, ci vogliono persone che non so quante ce ne vogliono perché se a ogni, ogni gara tu mi sfiori il posteriore, io mi giro per cioè io report, cioè sono report che vengono giù a valanga, sarebbe una mole di lavoro e penso che anche questo abbia dico, sì, certo. scartato questa possibilità sicuramente. Perché se no saremmo tutti a fare report in uno, in, ogni due minuti. Io su LFM non ho mai fatto un report in. Po in Mai perché alla fine, ma Fabio se ne parlo certo. con te che tu conosci molto bene quel eh, LFM anche gli altri. però sicuramente io e te abbiamo giocato tanto su LFM. Eh, lo, lo dissi in un video, ma non l'ho detto bene, quindi lo ridico qua. Lì ci sono due parametri: l'SR e l'elo. Perfetto, l'elo è in base a dove a, a che posizione arrivi. L'SR è in base a come ti comporti. Diciamo così, esatto. quello che è sbagliato lì è che se c'è un incidente, eh, ti penalizzano e che non è concettualmente sbagliato c'è un contatto ti, ti penalizzano però giustamente se facciamo finta che ti, ti, ti hanno preso e tu hai ragione cioè non ti dovevano prendere eh, non è giusto lelo lo devi perdere per forza perché non puoi poi dire eh ma invece che decimo arrivavi nono perché non lo puoi sapere perché magari ti giravi da solo alla curva dopo quindi lelo secondo me è giusto che non te lo restituiscano ma l'sr che è quello della correttezza Lì dovrebbero integrare un modo per ridartelo. Se ho avuto ragione nel report, me li ridai quelle serre, Questo quello che sì. non avevo detto in questo sì. perché perché uno è legato a una cosa e uno all'altra, e quindi mh, è, è già, già funzionerebbe in qualche modo perché tu non andresti a finire nei rookie, non andresti a finire tra quella gente che è appunto claro. è meno esperta o che magari gioca in una certa maniera, ma rimarresti a un certo livello. No, sono d'accordissimo con te. Chiarisco solo sull'high rating: io intendevo dire parto primo. Eh, il furbo di turno, quello che ti supero tutti. No, ne salta tre, mi centri in pieno. Io arrivo ultimo. Se non devo andare direttamente ai box, gara finita. Io perdo perché magari ho anche un soft alto. Quindi io sono magari dici o ne vinci tanto. Diciamo così: ne porti a casa tanto, o ne perdi tanto. Cioè, magari da 1.700 mi sono trovato a 1.600. Neanche quello è corretto. Cioè, è vero? Piuttosto lasciami dove sono. Cioè, sicuramente nessuno pagherà uno per dire Vieni mi addosso per centrali per buttarmi fuori, capito? Quindi anche però vorrebbe dire una persona che valuta tu, cioè non so che mole di lavoro potrebbero venire fuori. Però sono d'accordo con te. Sì. L'SR almeno quello, sì. Però almeno sostanzialmente quello. è difficile, comunque. Eh? Cioè riuscire eh, come giustamente perché alla fine quello che salta fuori e sono anche i numeri. Cioè, è ovviamente moltiplicato per tutti i numeri effettivamente. Poi caso a caso, perché secondo me questo è un problema che avranno già affrontato. E sicuramente ne hanno parlato anche tra loro cioè però o cambiare proprio sistema però cioè, è difficile ma, cioè, ma, 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 ma allora è... lo, lo vediamo anche nella realtà se tu guarda il calcio c'è la VAR qua e là è lo stesso ci sono gli, gli esempi dubbio, o borderline ma guardiamo anche nel motorsport, nella Formula 1, anche quando ha vinto il primo, il primo, il primo mondiale Verstappen, l'ultima gara. Cioè, eh sì, è vero. Capisci? Quindi è vero, è vero. gli errori poi li fanno anche chi decide e ci stanno sì, più umani. Sì. sì, no, no. Però se, certo. se dai delle regole, come diceva Fabri, eh, entro il quale la maggior parte, il 90% dei casi, riesci a valutarli nella maniera ma non corretta perché uno può anche non essere d'accordo però cavolo se c'è una regola tu la devi rispettare esatto, se, esatto. se non l'hai rispettata hai torto certo. è più semplice devi semplificare queste cose certo. altrimenti diventano troppo complicate per tutti sia per te che guidi che per chi deve valutare sicuramente Vero. ma poi anche il fatto penso soprattutto anche il discorso di non essere penalizzato tu che hai già subito il danno questo penso che sia come diceva certo, giustamente certo. Fabio prima, cioè io parto, arriva questo che sorpassa tutti, mi centra e cioè, cazzo è un danno enorme. Cioè, sì, sì, beh, non eh... può bastare un parametro questo che dicevo eh, prima. Esatto, esatto. E cioè... nel, caso di, nel caso di LFM loro riprendono l'ELO e l'SR proprio per questo, no? Ma... perché ci sono due, sono due cose, però ripeto... Mh, se io prendo Fabius mentre stiamo eh, guidando e lui arriva ultimo, addirittura perde, e eh, non può neanche rientrare in gara. Non puoi dire sarebbe arrivato terzo e gli dai i punti no. come se fosse no, no, no. Terzo. Certo, certo. No, okay. no, questo, questo è No, puoi sicuramente non penalizzarlo. Non penalizzarlo, per, esatto. Non penalizzarlo. Per, per il comportamento perché lui non ha fatto nulla in quel eh, questo, questo ma anche perché, scusatemi, in una classifica normale, di un mondiale normale, di qualsiasi gara, di qualsiasi sport. Se, se io, cioè, se il primo viene centrato e prende 0 punti, non prende meno, meno 80. <ride> sì, certo. Anche eh, sta sì. cosa, che, cioè, eh, posso, posso no, capire, no. Va, valutarmi sul risultato finale e lì è, è un altro accrocchio che non ci può stare. come cioè, fa il bot a capire se, come, quando? Cioè, per lui, se hai partito primo se sei arrivato ultimo, devi perdere perché sennò... Come, come scendi tu di livello solo con sì, SR, ma questo, cioè... su, sì, questo su un eh, Protest sì. dovrebbe, dovrebbero intervenire manualmente. Sì, C'è una squadra certo. che lo fa, ma non lo fanno perché eh, immagino tutti i Protest che devono gestire dei migliaia ben di account. Eccetera, sarebbe impossibile. In no, no, ma infatti, ma una domanda volevo fare a um, chi correva su LFM, Fabrizio. Magari anche te hai avuto. Ho, ho girato due volte ho abbandonato ah, tutto io, dico... perché sono no... entrato in una lobby, amico mio. Che ah, ok. <ride> <'è> <ride> Beh, io ho preso, mi sembra, due report in tutta la mia carriera di LFM. Due simili, cioè uguali. Uno l'ho fatto io, uno l'ha fatto un altro. Due risposte completamente diverse. Cioè, la mia domanda è, loro ce l'hanno un regolamento? Più che non darlo a noi. Loro, cioè, quello che mi valuta, poi chi è? Siamo proprio sicuri che... Perché a me le risposte <ride> sembravano un po'... Qui c'è <ride> una, domanda... sono... un, una domanda pertinente da parte di Dark, anche intelligente, che dice... Ma per avere tutto questo paghereste più di 15 dollari al mese, ad esempio 30? Ma ah, intanto pensi... un saluto a David Fire Tempest, TV. Ciao, David. David. ciao, ciao. Ciao, David. Allora, ciao. Rispondo io, 30 euro? Non dovrei avere solo questo, dovrei avere veramente il simulatore definitivo, ma solo avere il coso per il comportamento. Ma non lo so, no, non sono d'accordo Fabius... perché allora io dipende, non lo so, dicendo... cioè così su due allora, piani so. Se facciamo una cioè deve essere una cosa cioè da gara, cioè praticamente da gara, cioè questi dovrebbero assumere metà de, della popolazione mondiale, però per 30, a 30 euro una garanzia comunque nello sì, io lo pagherei Pago 40 euro da son, che non si vede adesso. <ride> io non sono, sono, no. sono per niente d'accordo perché è giusto che io pago 30 euro per il servizio, ma non perché mh, devono darmi. Mh, capito? No. Eh, non so come dire una, una tutela maggiore. Cioè, no, gente karma, che, certo. cioè, cioè, parliamo di gestire, cioè, eh, certo. ma allora devi allora, chiedere il no, prezzo aspetta. giusto per gestire il tuo, no, il per tuo mondo però devi tener conto che stiamo parlando non di una gara, di una gara ogni, ogni ora. Sì. Cioè, una gara ogni ora ci saranno 6-7 contatti, questi li mandi, quelle certo. persone che valuteranno non possono valutare una gara dopo, cioè, do, cioè do, una, una mole di personale infinita. Poi sono d'accordo con te, però se lo metto dentro nel servizio che richiede una mole di persone, eccetera, eccetera, io 30 euro secondo me potrebbe essere una... però deve essere no, poi una cosa.. Te lo spiego meglio, forse, magari anche ah, te lo spiego meglio. Non, non sto valutando i 30 euro. I 30 euro mi vanno bene se è una cosa che funziona, ma spero che non, lo, non sia una, un, un di più rispetto a quello da 15 per questo motivo. Cioè, se no, allora ah. io, io faccio il tecnico, faccio il tecnico in cardale, allora se io sono più bravo, mi devono dare di più a ogni uscita. No, io io faccio il mio prezzo, io faccio il mio prezzo, giusto? Certo, okay. certo. Mi piacerebbe, certo. Eh, era detto, figa. Oh, oggi sono 50, 50, no? 200. No. Però dico: no, e, io faccio un lavoro e, va, e devo essere pagato per il mio lavoro per quello che mi fa rientrare nei costi di appunto, sì. il personale che devo, devo usare per fare quei controlli, e tutto quello. E quello deve essere il prezzo, ma non che eh, ragazzi. Se volete che migliora, devo assumere più gente, allora mi dovete pagare il doppio. Questo sì è il concetto che non mi va, capito? Cioè, deve semplicemente funzionare. Sì, ho capito. Sì. Non è possibile che sia di... soltanto una questione di costo, ok? Eh, perché potrebbero mh, poi oggi, oggi abbiamo l'intelligenza artificiale che ci sta aiutando in, in così tante cose vabbè, vabbè, cioè, l'intelligenza artificiale ehm... è una cosa scritta da uno e poi cioè, questo continua a riprodurre una cosa cioè, non è che alla fine della fiera c'è tutt'epità sì, il sistema, sarà un po' base. più complesso del bot, sennò no così è sembra un bot, no? È programmato per è una no, cosa, non è proprio solo così. Sì, sì, siamo d'accordo. Poi è un, è un algoritmo comunque, comunque alla fine alla fine, cioè mh, se vuoi più personale, secondo me è un migliorare il servizio, non vuoi più sicurezza. Sì. Adesso cioè, vuol ma... dire implementare cose Secondo ma ce ne, insegna, ce ne insegnano le grandi società? Cioè, Google come fa a darti qualunque cosa gratis? Perché tu puoi comunque sia fare soldi in modo differente, non è soltanto quanto mi sì. paghi, ok? Quello è un vecchio concetto di, di, di economico. Però okay. stavamo parlando di 200.000 account attivi. Ok, ma tu pensi un LFM che te lo dà gratuito, però sì è, non, è mi, dà no, ma non no. mi dà niente E cosa mi dà? No, ti sto dicendo come, come sistema: se tu ti iscrivi ai giochi a gratis, si serve, mica paghi per certo. entrarci, no? Però se fosse grande abbastanza, magari prenderebbe tra gli sponsor, tra magari eventi che, che potrebbe organizzare o altro, abbastanza soldi da poter gestire comunque quella cosa e continuare a dartela pure gratuita. Cioè. Certo. Certo. Sono con... è però il discorso, il discorso economico e comunque il discorso di personale comunque c'entra eh? cioè nel senso adesso eh. io co condivido con te in una parte Antonio e hai ragione ma do anche ragione a Fabius perché eh, guarda prendo spunto anche sul fatto che in questi giorni ho letto anche di diversi licenziamenti sia la Codemaster sia come Motorsport come tutte le aziende che stanno licenziando ma perché purtroppo eh, stiamo in, innanzitutto stiamo delegando troppo a intelligenze artificiali, che forse ci sembrano la svolta della vita e sicuramente lo saranno, ma eh, non possono comunque sostituire ancora il lavoro degli esseri umani in certe situazioni. Cioè perché come abbiamo detto, eh, come, come lui eh, appunto si baserà sul, sul, sull'SA, si baserà su, su, de, su, su dei calcoli suoi che gli vengono, gli vengono impartiti, poi avrà delle finezze, avrà sicuramente qualcosa, però poi sostanzialmente non c'è uno lì che magari guarda, che effettivamente valuta, cazzo no, ma lui gli è entrato dentro e questo ovviamente ha un costo, cioè... Eh, perché comunque anche come dici tu giustamente lfm non fa pagare nulla eh, cioè e, e, f, f, tra virgolette fa, fanno già fin troppo c'è cioè... sì, Patreon eh, che ti puoi Esattamente, esatto. sì però sono tutte cose troppo cioè, troppo troppo fittizie che poi sostanzialmente tu prendi anche rimanendo molto più piccoli tu prendi il caso di, di, di anche il Thunderflash delle mode di s 2 no? Cioè, comunque lui mm -hmm. ha fatto un Patreon no cioè lo hanno cazziato cioè basta non fa più una mod <ride> cioè, per dirti no cioè, però è così perché ma anche questo sto povero Crizo faceva cioè che costava mettere un euro ma a sì ma difa... di fatto sì, cioè... cioè, oppure... la mentalità Fabri è la mentalità sì, è sì, gente, no? ma c'è anche sì, gente ma... Ma... Sì, ma stiamo parlando di gente che sui mercatini ragazzi a venderti il volante ti sta lì a, a, a dirti dai toglimi 20 euro 6 euro 7 euro d'accordo e poi c'è dei rig da 5.000 euro per una mod oh, ce l'hai la mod, ma cazzo costa 2 euro? comprala No? Ma, sì, Così ma Il magari è contento e te le fa. Eh, ma eh, ma certo. io, lui, gli do ragione. Ma hai ragione. ragione. Ma hai ragione. Cioè, mi, vuoi fottere, mi vuoi fottere la mod? Vabbè, ma prendimene 10 almeno, no? cioè, siete in 10. 10 account, altri 10 me li fottete, va bene. Ma cazzo, riconoscete il lavoro, no? Ma cavoli, ma sì, eh, Che certo poi dopo è... ci si tende sempre a sminuire, no? Ah, oh, ma sì, ma tanto basta fare questo, basta fare quello. Ma sì, ma intanto lui l'ha fatto e tu no? Io parto sempre da quelle cose lì, cioè tutti siamo tutti bravi a fare tutto, però intanto lo facciamo a parole, a fare i fatti sono pochi a farli, no? Cioè quindi iniziamo a farlo, poi dopo vediamo, cioè, e, e quindi anche lui le cose le ha portate le ha fatte, ma adesso ritornando però a quello che dicevamo prima, è anche qua, è anche così, cioè, quindi l'FM fa la sua parte per quello che può, però delegando all'IA, secondo me dei problemi ci sono, nel discorso di, di Racing, ovviamente il discorso cambia, perché comunque lì c'è un'azienda, un cioè lì parliamo di un'azienda no, vera. sono gli sviluppatori del gioco stesso. Esattamente, il però, il è, certo, però è un'azienda, cioè comunque è in tutta Italia, in tutto il mondo voglio dire, quindi ha, ha possibilità economiche decisamente diverse che non è l'FM, che, che comunque... Sì, che poi... è, cioè, Mauri, scusa, cioè, adesso noi, io magari ho anche allargato troppo cioè, l'ampiezza di tutto dicendo in tutte le gare da un'ora, ma se tu solamente pensi di fare una cosa ufficiale, cioè fai due gare ufficiali al, al giorno, alla sera, tre, mettine giusto quelle due o tre, dai un riferimento a una persona che può correre tutti i giorni con quella gara già garantita, poi il resto ti dici vatti a divertire. Dopo rimane sempre il problema delle, delle rating, eccetera. Però qualcosa puoi fare. Certo. Boh, non so... Mh, però sì, 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 sì secondo, no, certo. E secondo me l'abbonamento di iRacing ti dà questo servizio. Adesso abbiamo detto 30 perché magari è anche troppo, però qualcosa in più per alzare a, a un altro step di, di servizio, secondo ci me ci sta. O potresti Ma anche fare Sono lo... d'accordo, eh? cioè, Ecco, non è no, no, no. La... Però puoi anche fare... Oh, è, 5 euro in più, gareggi con, i, con, eh, con so, il, il direttore di gara. 15 euro come adesso te, te, ti, ti sportelli come vuoi cioè, potrebbe anche essere una cosa sì, vai però sì, sì un po' come so, l'abbonamento da 7,90 fare... euro di Netflix a quello di 12 euro ecco, non cioè... cosa, sapete cosa c'è? Non c'è il concetto base, secondo me, anche soprattutto mm. noi italiani, un po' come diceva Fabri e poi magari sentiamo anche la sua <ride> sì, sì stiamo... <ride> cioè, per esempio voglio dire, per esempio, parliamo dell'America ci sono dei lavori dove eh, non hai uno stipendio ma vivi di mance, no? Per esempio, ehm... è obbligatoria. Esatto, è obbligatoria. È obbligatoria. Bravo, obbligatorio. Ok, però viene naturale, lo sai. e così, funziona così. Sai che non mangerà se tu non gli dai quel. E se tu metti tutto a pagamento, chiaramente succede che se io metto una mod, come parlavamo di Tandlefresh, a 5 euro a mod, che lui non ha fatto così, però dico che tanti altri fanno così su, AC, su Assetto Corsa, su Premiere. Ho fatto un padre, alcuni e... vuol dire gli dai quanto cazzo vuoi. Perché quando uno ti dice, ma dammi, donami quello che vuoi, non lo facciamo? E questa è la domanda. Cavolo, hai fatto un... ha fatto un lavoro, mi è piaciuto, ma perché non supportarlo? perché questo Puoi non sapere? lo sto pagando, lo sto la supportando vuoi? ma la vuoi, una, la vuoi una risposta? certo sinceramente ma secondo te perché riusciamo e parliamo di noi eh? perché noi riusciamo ad avere il server di Automobilista 2? perché non è una donazione a fine di faccio beneficenza o voglio riconoscere il lavoro perché il ritorno è diretto c'è un server e mi posso divertire quindi sto pagando il servizio in termini di donazione ma se tu devi riconoscere il lavoro di uno che in più ti fa una roba che, per il quale ti diverti, ma non hai un ritorno diretto, non paghi. La mancia in Francia, i cugini qua vicino, è quasi un'abitudine: non è un obbligo, eh: cioè, se tu non lasci la mancia, no, non ti dicono niente. Però lì cazzo, quello si sta facendo il culo, eccetera, eccetera. Quindi gli voglio riconoscere un extra, d'accordo? Ed è, un, è normale il TIPS, come dice, no? È normale, sì, noi sì, non sì, siamo sì. abituati. Non abbiamo Io quando lascio la mancia qui, oh, grazie mica. Ma che ho lasciato un euro? Cioè, eh, grazie, cioè, perché non sono abituati, non sono abituati. Esatto. Però, secondo me. È, ma nelle, nelle community comunque non, so, non sono tutti, non sono tutti. Certo. Però dalla mia esperienza, e cioè, a parte che a me non piace chiedere la donazione, però se tu sai che stiamo sostenendo i, i costi per i server, cioè, perdiamo tempo per organizzarti un cazzo di campionato dove tu mi dici, mica mi sono divertito, mi fai la season 2, sì ma Ciccio, ma sai che cosa ci vuole per organizzare un campionato? Cioè, certo. Lo sai il tempo, la live, perché oggi se non fai una live, il campionato, che valore ha? Ditemelo voi. Oggi se ah, un è un campionato no. non fa una live nessuno lo conosce esatto. il, pilota gli, il pilota gli piace andare a vedere la live dove ha corso lui dove dicono il suo nome eccetera ma certo eccetera. Ma, è ah, Anzi, ma il è tempo giusto, il know-how la conoscenza fare bene una live con il commento giusto la dinamica giusta guarda come me l'ha sottolineata a me e mi hanno fatto fare bene, <ride> ah, bene ma proprio però, no però voglio dire tutte queste robe qua la gente ormai dice è scontato però il tempo che ci metti... Io ad esempio per il campionato BTCC tre persone, un mese e mezzo solo per organizzarlo. Eh? Cioè per fare le skin, il regolamento, le cose eccetera. eccetera. Voi siete arrivati, come si dice qui, a tavola imbandita. Mi siedo e mangio. Vero, vero. Io sono uno eh, di quelli in... che è arrivato a tavola imbandita. Io non è che lo faccio per soldi. Però se parliamo, se parliamo di donazione, questa è la situazione. Cioè tu devi scrivere... Oh ragazzi, se volete... Quindi pensa a questo Thunder Flash, come si chiama, poverino, sì, si fa sì. un culo così con le linee di codice, eh? si apre un Patreon e poi ci lamentiamo perché siamo coglioni, ci lamentiamo e adesso non abbiamo più le mod, non ne abbiamo più. Lui prendeva, ha convertito quante macchine aveva convertito? Pff, ne aveva quasi già parecchie. Cioè, io, io l'ho saputo tardi, se no subito gli avrei dato un qualcosa, grazie sì, per sì, il sì. lavoro che fai. Ma che io tra l'altro, no, io... anche nel mio piccolo per carità, però nel video l'ho sempre detto ragazzi, comunque va bene, scarichiamole, sono gratuite, infatti non ho mai messo i link diretti perché non è giusto, ci ho sempre messo la sua pagina per poi dover andare lì, cioè anche perché giustamente cioè, una piccola donazione andava sempre fatta, cioè, io personalmente l'ho fatta, ah, cioè, una quindi... volta, cioè, ma per... la fai una, no, non è che devi fare tutte, ma... però la ma metti che l'abbiamo scaricata in 100, e che ognuno dà un euro, sono 100 euro, ah. che cazzo se ho fatto 100 euro, e quindi l'hanno scaricato in 1000, ha fatto 1000 euro benissimo, ma così sì, lui è incentivato è perché il ritorno che hai tu a parte che gli riconosci il lavoro ma il ritorno che hai è che lui tutte le, 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 le cose da convertire le farà ora certo. poi la cosa brutta è che purtroppo purtroppo eh, non, non ha lasciato neanche il know-how di come si fa e dire basta, mi ero rotto le palle però vi lascio la guida di come fare, giustamente quindi siamo fermi sull'automobilista due con le mod siamo fermi. Mm. Ed è un peccato questo mm. perché l'hanno criticato. Ah, le tue mod fanno schifo. Ma ragazzi, è... ci, quanto ci siamo divertiti con quelle mod lì? Mamma sicuro. mia, ma perché... Cioè, la Formula 3 e mezzo, è bellissima, bellissima. Ragazzi, bellissima cioè, ma un no? altro spunto perché criticarlo? Cioè, lui ti ha chiesto una, una donazione, non ti ha chiesto, no, da, erano gratis, adesso mi dovete pagare. No. Ma no, cavolo, ma no. Cioè, ha, detto, ha detto solo eh, se non ricordo male se donate, magari la faccio uscire prima a te che le donate, certo. poi gio due giorni dopo la do all'altro. Non è che due giorni dopo o oh, non la do mai, cioè, o, o eh vogliamo sì. pagare tutto, oppure potrebbe funzionare un sistema del genere, perché poi sono persone semplicemente appassionate. Che non è che il loro lavoro principale ci vogliono fare lucro. Cioè, se ti chiedono una donazione, sicuramente non è assolutamente lucro. No? Guarda, Guarda dice Vincenzo. Vincenzo. Ha detto di segnalare la data del 12, forse rilascia l'ultimo, io personalmente ho fatto tre donazioni, Vincenzo manca a dirglielo. Grande ha Vincenzo. detto che rilascerà un tutorial, quindi non solo l'hanno hanno criticato, ma in più vedi rilascia pure un tutorial di come fare a convertire le mode ragazzi è, un, è un, una persona questo è, io non, io avrei detto ah non siete d'accordo me le faccio per me le mode ma ciao. certo ma io non l'avrei sicuramente eh. fatto come fa lui cioè è, è stato bravissimo fin troppo anche perché comunque oh, ti... poi è così sei un eroe il giorno e il giorno dopo che non va più bene sei, sei il peggio ma non funziona così cioè, non è giusto esatto cioè, Mauri, ma, ma tu, tu hai il contatto invitalo qua al salotto del simracing eh no no eh magari abbiamo abbiamo, abbiamo <ride> Francese, quindi tu parli francese, va benissimo potremmo, Eh, potremmo proprio sì. invitarlo eh, Perché così no? Così. No, no? io tanto c'ho la mail, gli scrivo Vediamo un po', benissimo cioè Sarebbe fighissimo, be... eh Visto sì, un po' che bella cosa sarebbe... sì, ma poi alla fine traduco io Quindi magari vi dico cagate E noi tutti Bravo, bravo io Farò mai più le mod, bravo, bravo Però ci sono Però ci... Guarda, ci sono youtuber stranieri Che sarebbe interessante portare chi è che certo. parla inglese di voi? Mm, io poco, cioè lo parlo ma male allora, io un so di lui... youtuber francese intanto, intanto invidiamo gli youtubers italiani posso invidiamo. tradurre in spagnolo potrei, tipo che potrei invitarne spagnolo. uno olandese, eh, olandese Auro sì. Prost, lì, come, lui è bravissimo in, in spagnolo gli potresti invitarlo. ah è vero Prost, eh. Digiprost Digiprost, Digi bravo Digiprost, Digi Digi è sì. bravo esatto sì, beh, dovrei vedere è... magari olandesi, sì, olandesi. io di lingua, sono, sono di madre lingua olandese quindi eh, quella lingua lì la parlo ancora però non so di, di youtubers olandesi non ne conosco Com comunque visto che c'è ancora nixos scusate la parentesi sì? abbiamo parlato prima di sta sì. giocando a rocket league comunque sì sì, sì con Fabio Napolitano no dicevo visto che c'è ancora nixos eh, e stavamo parlando di mettere le patenti far vedere come fare Andatevi a vedere il video del suo sorpasso sull'altra gara perché è da, da imparare come si guida e come stare dietro, come cercare di con trovare Carmelo, il punto. Sì. con Carmelo. È stato mh, perché io il commento mio, non è, non è, il, commento dopo. è. <ride> il commento poi di Fabrizio. però veramente un gran video, un gran sorpasso da vedere tre giri. Sono stati lì a, a lottare, bellissimo, fantastico. Eh, mannaggia. Bene, allora, bene, bene, bene ragazzi, vediamo ancora qui della chat. Giocavamo, ecco. giocavamo e vi ascoltavamo la live. Eh, Emanuele Imputato dice, I do, cioè io parlo inglese, quindi se vogliamo <ride> ci traduce lui. Ben Benissimo, traspetto. Fantastico. Ciao eh, Manuele, grande. Grande mano, grande Emanuele. È stato ospite nostro la settimana, due settimane fa, tre, 4, <ride> Eh due sì, due no, eh, settimana scorsa, settimana con l'Omberto. Sì, due settimane fa. Sì, due, sì, due settimane fa, Emanuele è stato con noi, sì. grande, sì. E, e quindi niente. Ecco, parlavamo appunto. Abbiamo finito il discorso sul, sul rating, cioè sul rating, su tutto ciò che riguarda appunto le, le diatribe che si formano in LFM e in iRacing a causa degli incidenti. E quello purtroppo è un problema serio. E speriamo nel prossimo sim, come dice Fabius sviluppino qualche, qualche tipologia di... di mauri minoria. ti volevi agganciare a un, a un discorso, ci hai detto poi ve lo dico. Ah, ecco sì, 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 no, dicevo che eh, come in azione in questi giorni ho letto un po' di cose, che, eh, qualcosa inerente a o cosa no, ma comunque fanno sempre parte del mondo, diciamo, high-tech e, e si parla proprio di questi grandissimi licenziamenti. Infatti la, non so se conoscete la casa anche software Creative Assembly, non so se la conoscete. Che hanno dato i natali a titoli come i vari Total War, quel genere di giochi lì che sono titoli strategici che non hanno nulla a che vedere del nostro mondo. Ma comunque loro sono in questo momento stanno per licenzi licenziare quasi il 40% del personale. E oltretutto, la Codemaster addirittura. Eh, sta per sentite. anche loro il 30% e poi ovviamente come sappiamo eh, tutte le notizie che ci ha portato anche Fabrizio riguardo al motorsport ecco, cioè purtroppo da quel che è emerso perché ho letto proprio un articolo di questi qua della Creative Assembly che eh, il discorso loro, che comunque penso che possa rispecchiare un po' tutti, è proprio stato il fatto che durante il Covid ci sono stati tantissimi ehm, tantissimi, eh, come si dice eh, assunzioni, ma queste assunzioni sono state assunzioni anche un un po' fittizie di gente che come nel loro caso non sono stati all'altezza cioè nel senso che molte persone sono state assunte eh, perché durante quel periodo c'è stato un incremento non solo dei sinal racing ma di tutto il mondo digitale no perché giustamente uno a casa fa un cazzo e quindi ci si è sbizzarriti mille cose però tutto questo mondo adesso si sta tra virgolette sfasciando e lo vediamo anche nel nostro e effettivamente Abbiamo visto i recenti problemi che ci sono stati eh, appunto in, in game motorsport e soprattutto adesso anche qui con Codemaster che addirittura Codemaster che comunque parliamo di EA ragazzi, cioè, quindi parliamo di un grosso cioè publisher, non parliamo di uno qualunque cioè, e quindi arrivare a fare un taglio del genere... Da pensare, no? Cioè, quindi, voi come vedete lo sviluppo dei futuri giochi, il futuro appunto alla luce di tutti questi licenziamenti? Perché, comunque, si parla anche di gente in gamba, cioè gente eh, di anni che sono nei, 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 nei settori. Difatti, mi viene anche da pensare questo, se, se purtroppo i titoli che stiamo aspettando magari cambiano i grafici, cambiano ehm, i tecnici perché vengono licenziati, ok certo anche tutto questo negli sviluppi un certo GTR Revival mettiamo anche lui di mezzo ma non in questo momento sta bene, però, però comunque certo viene anche da pensare che questo mondo noi vogliamo tanta novità, tante cose, però effettivamente ci potrebbero essere dei problemi, ecco cioè è questo che, che vi chiedo secondo voi. Chi prima Fabius, vado io. Secondo me l'importante è che non si vada a finire con eh, ti do un mezzo gioco, ma tanto poi col tempo te lo addrizzo che è una cosa bestiale. C'è cioè una cosa veramente vergognosa. Noi avevamo il CD-ROM, mm. DVD, lo mettevi nel tuo PC e funzionava punto Non, non c'era la pace, il cali, niente funzionava. Basta non torneranno più quei tempi. Purtroppo che so vuol dire adesso. Cioè hai, prendi, ragione, hai ragione, ma non tornerà più indietro. Prendo sta un, cosa. un Forza Motorsport, lo accendo nei giorni pre-uscita perché ci ho pure pagato. E mi dici che il force feedback non funziona? Non si sente un cordolo, non si sente una mazza di niente. cioè, dimmi dove sei, ti, ti vengo, mi rimborsi perché un gioco fatto a metà a me non va bene. Pagato, pagato, certo, cioè, certo. dai, neanche un, neanche un cordolo cazzo, <ride> cazzo mi, mi dato ma a te corbe. non è capitato di che dove ci sono i sali scendi che vedi la pista e sparisce e vedi le particelle? No, quello no, perché ci ho giocato due ore, e poi l'ho spento, l'ho cancellato, anche Beh, quello anche ore, eh. ho buttato via, non so quanto ho buttato via. Cioè, se questo è il mondo del futuro del videogioco, cioè non lo so. Ecco, anche perché un, una cosa che volevo dire, che non vi ho aggiunto, e poi mi lascio, scusatemi, perché una cosa che voglio sapete che io sono quello di pancia. E perché tutto il mondo che noi conosciamo abbiamo parlato prima di Gran Turismo è perché ci siamo appassionati no? perché ci ha sviscerato qualcosa oggi con queste premesse le passioni ci saranno ancora cioè la gente si appassionerà veramente davanti a un titolo che deve essere aggiustato quello non va e Non è è. cioè anche le giovani leve che si affacciano a questo mondo, ma saranno soddisfatti, avranno poi un domani il nostro riscontro, che abbiamo noi che ricordiamo, eccetera, eccetera, poi per carità loro lo ricorderanno sicuramente, però avranno lo stesso entusiasmo che abbiamo io e Fabris andare lì su Ace Combat? Cioè, cioè la mia domanda è questa. No? Secondo... Per me se... ah, Scusami, vai, poi la... vi lascio la parola. Secondo no, me no, no, sì, no. perché per i giovani sarà la normalità, cosa che per noi non lo sarà mai. Per me è questa. Certo, hai ragione, questo è vero. Beh, è stato sintetico. Pensavo che... Sì, sì, no no. <ride> grande, no, no. È un grande, è un grande. Partendo Parti... dalla fine, si. Sì. Parti tu, Antonio. No, no, vai tu, Fabri. Dopo dico la mia. No, no, pa parla eh, dicevo, Inga, no, allora, parla. È dicevole: fine... vuoi, che, fa vuoi che faccio io? Oh, ma aspetta, ma allora okay. ma vuoi sempre e? interrompere qua? Ah. eh Oh, no, ci che tagliamo un Gandarozzo. Un un Gandaro? No. Allora, eh, tu, Mauri sei partito anche dal Covid, era ovvio, ma si è visto in tantissime cose, non soltanto nel sim racing, che la bolla che si era creata durante il Covid sarebbe poi scoppiata e sarebbe diventata niente, no? Perché c'era tanta gente anche che si è messa su Twitch, che si è messa a fare un sacco di cose, no? Rimanendo in questo campo, ed era ovvio che non sarebbe durata. Certo, ha creato... Nuove, nuove figure, no? eh, stesso, stesso io posso dire che anche io mi sono concentrato di più in quel periodo, avuto, abbiamo avuto tutto il tempo, cioè ci giravano i pneumatici, come diceva Fabio, <ride> <e> quindi <ride> dovevamo fare qualcosa, no? Stando chiusi in certo. casa. Nel momento in cui non c'è stato più questo um, quest obbligo, è chiaro che tante, perso tante persone non hanno più avuto il tempo eh, di dedicarsi. A parte quelli che invece si sono veramente appassionati o comunque che avevano quella pressione l'hanno sviluppata meglio. Quindi, eh, da un lato, è stato un aiuto, però, dopo è normale che si screma la cosa, cioè che tu eh, rimangono solo una certa parte. E, e se queste aziende come, come Codemaster o, eh, o Motorsport, eh, tutte queste aziende avevano assunto pensando di che quella cosa sarebbe rimasta è chiaro che hanno fatto un errore di valutazione prima di, prima di tutto cioè dovevano sì magari spingere ma è ovvio eh, che non dovevano esagerare e poi dopo ci si ritrova a dove, dove siamo adesso e se poi metti in più il fatto che hanno fatto proprio errori come nel caso di Motorsport Game che ha, ha preso delle licenze ma non le ha sfruttate come doveva è normale che poi le perdi è normale che poi dopo sei eh, dove certo. vai a, a parare, quindi certo. mh, è, tutto, è, è tutto un discorso. Ma è successo nel mio campo, è successo quando hanno fatto mh, il super bonus. An aziende continuano. Prendevano eh, chiunque eh, prendevano eh. a fare quei lavori. No? Che poi li facevano male. Eccetera. Finito quello, cosa vuoi fare? Li devi licenziare, non è più il lavoro da certo. farti fare. Quindi devi sempre valutare. Eh, L'errore è dell'azienda, in quel caso, devi sempre valutare che. Un, un picco alto non, non sarà non è una linea che continua a salire ma che ci sarà una discesa per il futuro e così chiudo così parlo, parla anche fabri eh, mm -hmm. per il futuro credo che e siamo in discesa sì ma ci sarà la risalita comunque ci sono molti titoli nuovi che stanno che sono in fini certo. di uscire che potrebbero ridare nuova linfa e comunque sia, io vedo personalmente il mio canale, soprattutto i video dove magari spieghi delle cose base per chi non ha mai iniziato e che sono persone nuove, perché certo. chiaramente quel tipo di video non lo andrebbe a guardare una persona che già, magari lo guarda anche chi già gareggia, chi già appassionato, ma più che altro lo guardano questo tipo di persone qui e ce ne sono, quindi fa piacere. Certo. Si vede che è in sviluppo. È chiaro che non, non può esserci il Boom, che c'è stato durante il covid, certo. Questo sicuro è e la mia volta. Tocca a lei, no, no, signore Fabio. No, 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 non facciamolo parlare. Scherzo, scherzo Fabio. Scherzo, non mi permetterei mai. Quale cazzo era la domanda? Che non mi ricordo <ride> <ride> allora eh, e cazzo. Che ha parlato sei ore Fiorillo a cagarci il cazzo con le sue teorie della minchia. <ride> Allora, eh, io dico, dico la mia. Allora, il post-covid è normale che ci sia stata sicuramente una, una discesa di interesse. È un qualcosa di... Non fare queste cagate, Che c'è stato una, un disinteresse fisiologico rispetto a, al boom, dove praticamente la gente era chiusa in 8 metri quadrati, che dice, vabbè, mi metto a giocare. Oh, c'è il sim racing, ma non c'è stato solo quello, il boom è stato in generale. Noi vediamo solo il sim racing. Poi è qualcosa di normale che poi si sono riaperte le gabbie e la gente per un anno, due anni ha lasciato stare un po' il chiudersi dentro in casa e sono rimasti i puristi e quelli che amano la simulazione. Questo è un discorso che comunque è comunque strettamente legato anche a quello che è successo per quanto riguarda il turismo in Italia, in cui il primo anno in cui si sono, eh, si sono liberate le persone e confinate tutte in Italia, il turismo in Italia è esploso, il secondo anno ma non, più per, non viene più nessuno e la crisi, no, la gente... Per un anno era costretto a rimanere in Italia. In Italia gli anni successivi lascia che me ne vada alle Bahamas, per dire no? Certo. Quindi ci sono l'analisi statistica di tutto quello che è successo. Comunque è qualcosa di abbastanza eh, non complesso. Che però va visto in tutte le sue sfaccettature. Quindi è ovvio che le, ehm, le grandi società sono corse ai ripari per lo sviluppo di titoli, eh, trovandosi davanti a un fenomeno nuovo per tutti. Cazzo, siamo tutti a casa qui, vogliono giocare. Aspetta, che sviluppo, ok. Motorsport Game, per co come avete detto, ha fatto dei grossi errori. Ma secondo me, non parte soltanto dal COVID perché comunque la licenza comprata su ReFactor 2 è post COVID nel 2020. Compra la licenza BTCC eh, per cercare di arginare quella che era già la falla economica che aveva. Che aveva. Eh, considerando che doveva fare il titolo vero e proprio della BTCC che non è mai uscito e che l'ha sfruttato in modo non vi dico fraudolento perché sono parole che non mi posso arrogare il diritto di utilizzare per creare contenuti su RFactor 2 e portarsi a casa soldi per cercare di far cassa ma quando tu già hai perso 13 milioni di dollari il primo anno ne perdi altri 5 e 6 l'anno dopo dove cazzo devi andare perdi la licenza NASCAR dove la gente stava aspettando un gioco NASCAR perdi eh, la licenza indie che stavano aspettando, quindi questo solo motorsport game, ma quelle sono scelte aziendali secondo me sbagliate. Mm. In linea generale il taglio viene proprio perché c'è questa situazione di rilascio, di rilascio rispetto all'interesse del sim, sim, sim racing, in particolare riassetti aziendali che è vero che arrivano tutti insieme appassionatamente, ma è un post Covid abbastanza lungo di tre anni ciao Mirko ciao buona serata ciao ciao un, dis ciao Mirko, eh, un disinteressamento generale dettato proprio da, da, da questo cioè quando tu hai la Formula 1 che passa su Sky ok e hai Verstappen Leclerc che girano sui simulatori ovviamente è una pubblicità pazzesca quindi eh sì. c'è un boom pazzesco ma dopo passato quella cosa è finito vabbè il sim racing sì. Si sono scoperti pure dei fenomeni. Eh. Gente certo, forte, gente certo, che si è certo. appassionata, ma c'è altra gente che ha lasciato stare. Quindi, e potrei anche dire, dato anche dal fatto che se tu non sai girare, ti ritrovi nelle lobby in cui vieni sfondato <ride> ogni 2 tre, perché no? È vero, Fabio, perché è... è anche questo: ah, ma questo è il mondo del Sim Racing, ah, affanculo tu. Il Sim Racing, capito? Però ci Quindi... dice Vincenzo certo. Nixos. No, Lo hanno, scusa sono l'opinione dopo il covid eh, ritorno alla vita normale il simulatore deve, deve avere una carriera come si deve online sì, ma la parte in singolo è fondamentale perché non, ma sono non punti tutti... di vista sono punti di vista non è una esempio... parte ma non Giusto. è una parte fondamentale perché scusami racing non è una parte fondamentale a 200.000 accanto io rispetto quello dice Vincenzo io pure ero fissato, però ad esempio la mia visione è, si è evoluta nel momento in cui ho scoperto che c'è la possibilità di fare dei campionati privati tra amici, che secondo me è molto più interessante. Ovviamente lui parla, perché io lo conosco bene, Vincenzo, perché non ha molto tempo, quindi sì, è una parte da dedicare, ma non la chiamerei fondamentale. Fondamentale è ogni, singola, ogni singolo settore che può offrire un, un, un simulatore. La parte uh, single player? Sì, ma anche la parte multiplayer, la parte ranking, la parte time trial, la parte modding, la parte, tutto quello che volete. È completo certo. al ritorno alla vita normale, Vincenzo. Sì, ma a me interessa più, ad esempio, poter fare dei campionati con gli amici, girare con gli amici, fare le coop con gli amici. Se quindi ognuno ha il, certo. il suo quadro di visione capito? però l'unica quindi... cosa che voglio aggiungere è perché in un, certo vo, in un certo modo io posso dare ragione anche a Vincenzo per un fatto poi dipende sempre un po' anche dall'anagrafe eh, questo, perché è tutto verissimo quello che hai detto io condivido in pieno quello che dici sul fatto che è molto piacevole eh, divertirsi insieme vedi già soltanto eh, noi e te con Ace scomba l'altra sera però eh, condivido e do ragione che comunque io sono di quelli che è cresciuto a single player giocando, quindi anche quell'intimità tra virgolette, non, certo, non è fondamentale nel, nel, nel sim racing stesso. No, ma no, aspetta, fermati, sono d'accordo sia con Vincenzo che con te. Non ho detto che non è una cosa importante, ho detto non è che di fondamentale. No, di fatti, difatti... ogni singolo io ma... dico la verità esattamente. Io, se devo comprare Battlefield o Call of Duty, io la prima cosa che mi faccio è la, la, la campagna, cioè, eh certo. me la devo fare. Come dici tu, in intimità, eccetera. Quindi capisco provarmi la mod da solo. Sì, me lo faccio pure la mia carriera, be bello, ma dopo un po' io ho bisogno di eh, confrontarmi con gente vera, soprattutto nel Sim Racing, certo. certo. Oggi, 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 ragazzi, siamo insieme non per la campagna single player di un gioco, eh, ma per i multiplayer. O, o no. sbaglio, Giusto, ma cioè Esatto, no, no, ma, ma, no, ma no, non confondiamo le due cose, sono due cose distinte. Sì. Eh, no. Cioè, assolutamente, certo, certo. Anzi, è importante. Ma... Eh, no, ma di fatti, bisogna... è un po' come il discorso di prima: non bisogna mai focalizzarsi su un pensiero solo, e io volevo soltanto dire che, come eh, Vincenzo, do ragione, che è anche bella quella parte di poter. Io sì, stesso, sì. tu hai parlato di Tantrial ma io ci sono delle volte che sono stato qui delle ore da solo tutto il giorno a girare su un circuito perché mi piace. La così, ecco poi dopo, poi, cioè, poi logico che passare il sabato e pomeriggio insieme è una figata. Cioè, capisci, è, eh, Sono due cose diverse. È proprio l'emozione che di, tu vivi, che, sì, ma stavamo parlando, l'oggetto in questione, cos'è che può ravvivare eh, ehm, il discorso di sviluppo di cioè sì, che, sì, no, che certo. cosa tira. Allora, io so, ripeto, sono d'accordo, il single player ci sta, ma è alla grande. Ma non credo che si debba puntare su quello. Una buona carriera si può fare, ci sono anche delle mod esterne. High Racing lo sta facendo, lo farà. Però, secondo me, potenziare quello che è già presente e che, che funziona male. Mi pare che Fabio abbia ampiamente parlato. Eh, sia per quanto riguarda i Racing e anche le mancanze a questo punto di asset e competizione che gli hanno fatto cambiare com completamente titolo e in modo diametralmente opposto. Okay. Quindi potenziare. Quello che c'è già è che ti fa girare le palle perché se io riesco per eh, il rotto della cuffia a avere una polla, non, mi puoi per, non, ti, non puoi permettere che la gente possa sfondarmi e passarla liscia in più, pagare le spese. Questo ciao, Dark. Buona serata anche a te. Ciao, ciao. Anche se. Ciao, Dark. Grazie ciao, di ciao. essere qui. Grazie. Per... factor 2 vedi, lo fa in modo diverso. Non succede come ai Racing, per esempio. Quindi certo. le cose si studiano. Quindi ecco certo. per tornare al discorso: ogni singola settore del, 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 del titolo deve essere secondo me eh, potenziato certo però giusto. dice bene dice bene eh, Mirko eh, era diventata una moda effettivamente eh, un sì. sì 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 beh certo questo è vero ha ragione ha ragione bene ragazzi io vi dico abbiamo ancora 5-10 minuti scarsi e poi dovremmo allora io che vedere. tu devi andare a bere un ah, e eh, come sempre ma, io ma sono No, è giovedì, domani eh, è venerdì. Domani oh. è venerdì. No, no, Gio ma devo fare cena. Io vorrei dare un... Devo preparare cena. Sei un boomer. Sette, se un boomer oh. No, se devo preparare cena, bomba, mangiamo. Ragazzi. Eh, ragazzi, io sono un boomerissimo. Oh, ma ordina ogni tanto. Ma no, no i soldi vai. si tengono in banca. No, ma dai, food porn. Oh, food porn, vai, vai, no, come no. Come I soldi no. si tengono in banca per comprare i visori. Oh, Fabio. Un po a Fabrizio. Ah, Grazie, prendo, yeah. prendo, io prendo. Ragazzi, ah, io comunque voglio... io voglio approfittare anche di chi ci sta guardando un attimino, qui mi rubo un minuto per me, ma anche per Fabrizio, perché visto che siamo qua voglio, voglio un attimo anticiparlo, così visto che stiamo parlando di 5 minuti lo diciamo qua. Eh, che io e Fabrizio abbiamo un progetto insieme eh, che ci stiamo pensando. Occhio a quello che dici, no, occhio no, a quello no, no. che dici. Eh, no, no. Eh, occhio, che qua abbiamo un piccolo progettino che ovviamente lo studieremo, lo vediamo. Non so di quanti di voi che stanno guardando adesso hanno visto appunto questo video di Ace Combat, ma c'è un discorso visto che ci piace ed è emerso anche dalla chiacchierata che abbiamo fatto con. Eh, con che lui è molto appassionato anche, diciamo, ha fatto software, eh, tutte queste cose, anche militari, e quindi ci è, ci è piaciuto, io sono sempre stato anche un po' appassionato di roba militare, tattica, stelle robe allora abbiamo pensato di fare un canale, un canale dedicato, ovviamente, che eh, ovviamente sarà un canale avrà una programmazione soft eh, ragazzi cioè si parlerà di fare un video al massimo a settimana ovviamente ci alterneremo faremo delle cose insieme e poi vedremo lo svilupparsi ma in questo in questo canale di cosa parleremo parleremo eh, appunto di simulatori di volo cioè abbiamo già parlato sia di, di appunto fly simulator ma abbiamo anche discorsi molto più soft e più divertenti come possono essere quelli appunto di Ace Combat e compagnia varia e anche ovviamente non non, 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 eh, non neghiamo anche la possibilità di titoli come Battlefield o cose del genere, addirittura Arma 3, che è un simulatore di guerra, cioè non è, non è un, un Call of Duty, è molto più serio. È comunque una se botte fosse... via. Bravo, perché lì con un colpo si muore, quindi... però lì si guidano elicotteri, ci sono mezzi, cioè è molto simulativo, c'è cioè proprio una balistica anche dei, delle armi, quindi è, è molto interessante. Però è tutto uno sviluppo, un work in progress che poi... Vedremo, esatto. eh, quindi... avrete, avrete, dobbiamo fare tante prove. Eh, C'è una cosa che vorrei assolutamente eh, ricordare a tutti. Sì. e eh, che um, il prossimo campionato che organizzeremo su iRacing eh, che ovviamente Fabio tu sei invitato se hai voglia yeah. sarà, sarà open eh, lo faremo con uno scopo benefico per sensibilizzare eh, la donazione del Milollo Osseo che adesso si fa con un semplice prelievo eh, grazie Emanuele di avermelo sottolineato, eh, ricordato e, quindi restate eh, sintonizzati perché la causa è bellissima. Oltre che il campionato sarà fantastico, eh, lo dico così d'anticipo: <ride> e sarà a gennaio, quindi avrete tutti i dettagli ovviamente di quello che sarà questo, questo campionato. Rai Studonite, grazie, Emanuele, che mi metterà in contatto con la persona di riferimento in merito. Fabio, sarebbe forse non so se vuoi parlare di quello che era stata l'iniziativa eh, che per il momento non si fa, oppure vuoi allora eh, già c'è un'ipotetica data. Ok, quindi prendete un attimino con le pinze poi dopo anche sul vostro canale avete dato una risposta positiva. Quindi per, dovrebbe essere sabato 6 gennaio. Si ipotizzava di fare okay. quindi da vedere un periodo dove magari c'è anche persone che possono guardare l'idea di raccogliere dei fondi per i volontari di un centro oncologico di Torino e quindi aiutare ecco, a raccogliere questi fondi. Eh, la giornata sarebbe. Varia, variegata, ci saranno tante persone come noi che hanno i canali. Si partirà con ACC, magari si passerà da Automobilista 2, si arriverà dai Racing, insomma, una sorta di tanti amici con eh, server aperti, aperta chiaramente a tutti quelli che vogliono partecipare. Sperando che, comunque, come si diceva prima, magari se si può tirare fuori un euro per una mod, magari guardando nel portafoglio, nelle monetine, il corrispettivo magari aiutare. Eh, Supportare questo, questo progetto. Ecco, questa era, era la nostra grande, idea. molto importante. Grande, grande. E Quindi. noi siamo qua per benissimo, benissimo. Qua dico, basta, io voglio partecipare, tutti voglio, ragazzi, eh... Sì, allora il campionato ai racing. Sì, però venite a seguire la live assolutamente, che faremo questa di tante ore che farà soprattutto Fabio, che girerà su tutti i canali insieme a noi. Eh, quindi, ovviamente, io la mia disponibilità per il 6 sì. è praticamente quasi sicura. Ti dico la, la verità, anzi, Sì, dopo ci sentiremo. Comunque, idee, dopo, anche però, era, canale, era, per era bene dire. Ti ringrazio. Certo, era comunque, bene, ma... devo dire che l'idea iniziale è nata da, eh, da Alessandro di Scia TV. Eh, L'ho trovato okay. come i driver, l'idea Li cioè, è stata sua, e da quel punto lì ho detto: beh, vediamo se possiamo fare qualcosa. Quindi, ecco, l'idea era stata sua. Quando me l'ha detta, ho detto assolutamente sì. Okay. Beh, guarda, l'idea su Twitch si potrebbero fare delle don eh, donazioni, degli abbonamenti, e questi devolverli direttamente in eh, come sì. si chiama? In, uh, in beneficenza, si possono trovare delle comunque molto. Molto bene, mi, mi piacciono queste iniziative. Almeno, uniamo l'utile al dilettevole, ragazzi. Right. Meglio di così, right. poi mi, vedi? Noi ci siamo. Io voglio partecipare, okay. quindi la gente partecipa, i ragazzi. Sono grandissimo. Uh, ho poi... una notizia molto importante: Vai. molto importante. Scusami, Mauri, no, no. soprattutto per Antonio e per Mauri, Stefano. Kegor è tornato. <ride> sì, <ride> sì, 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 grande Kegor. Benissimo. Grande va bene. Dicevo, allora, allora va? riguardo invece, aspetta, aspetta. Allora, invece, un, un, attimo, amore, un attimo. Eh, invece adesso qua, qua dobbiamo... Vincenzo, Lonano, ci dice questo è per te mio caro, perché a scuola dove insegna lui hanno un simulatore da 260.000 euro. Quindi ti tocca mettere mano al portafoglio. Così, ah. <ride> ma ce cioè, Ma tu insegni a tropea? Perché io vengo a Tropea Sono, sono un'ora da tropea. Cioè, vengo a vederlo. Sto simulatore di volo bellissimo. Dice bellissimo. che ha messo la foto e su Instagram. Instagram. È un mondo, ah. eh, quello lì. È un mondo, eh, roba. C'era. Allora, aspetta, o... perché c'è Stefano che dice, Fabri: Ma anche per noi, Pippe, i imma, man, i mani? Non ho capito, i mani. Ripeti, ah, il campionato high racing. Sì, ma il campionato di Racing è aperto a tutti, ragazzi. Eh? Cioè, non è che ci saranno quelli Beh. fortissimi, tipo eh, ci sarà um, Renzo Livieri, che saluto, che lui mi aiuta a organizzare che lui è il grande intenditore di iRacing, che va fortissimo. Non so se ci sarà Giorgio Zegretti, spero fortissimo. Un mio carissimo amico Alberto Baranzelli, che deve venire per forza. Eh, non so, Fabio, in base alle sue esigenze, eh, alle sue, alla sua agenda, ov ovviamente. Stef, eh, chi c'era? Alessandro, che voleva partecipare, e c'è tutta una serie di, di persone eh, che hanno partecipato agli eventi, i primi eventi che ho organizzato. Sui Racing quindi dai, è un bel campionato. Poi, con questa uh, Race to the Night c'è Emanuele, pure, ovviamente. Eh, Paolo Mangraviti mi viene in, te, in mente, Paolo Minniti. Oh, a, a voglia quanti ce ne sono, ragazzi, che volevano questo campionato. Lo stanno aspettando. E aspettavo la, 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 questa patch che è uscita, eh, Fabio. Hai avuto modo di testarla tu? Mugello, eh, non ancora. I, i, I cordoli 3D, Tutte robe non fatte, ancora. Però... Non okay. ancora. Io ti appena... devo dire la verità. Allora, io. Appena stacchiamo, faccio questo. Metto su questo. <ride> no, vabbè, tengo questa per i cordoli del Mugello, eccetera. Ma vado subito. Sì, sì, anche ricordo. Perché l'hanno tardata di un giorno, infatti, eh, poi dopo una cosa, no, 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 non so che ricordati di attivare in <ride> Fanalab eh, quelle lineette che hai tolto, no, non senti niente, <ride> lo accendo anche il volante. Mi hanno detto. Non lo so, mai, sì, non lo sapevo. Dice, ma il mio è morbido. Mi hanno detto, ma qua c'è Ah, ecco Esatto. va bene ragazzi. No, ma... Io sono eh, costretto a chiudere la ce la voglio con la scopa. Gli ho capito... eh, Fabrizio, ma scusami, voleviamo dire un'altra cosa. <ride> Ti ricordi? <ride> Aspetta, vado a prendere l'albero <ride> geologico quando eh, c'era il nonno. Ma che poi, che poi io vi dico una cosa: noi possiamo continuare su Twitch eh? alla fine se volete. Cioè, Mauro, tu puoi certo. con come dicono a Roma, e Ma noi certo. Ma, sì, perché... Io sono, sono sì, live. Sì, perché secondo non... me dietro da qualche parte appare la... La, <ride> la mazzata! ...di Shining, gli... <ride> che Mauri, come, la... come si chiama la tua signora, Mauri? Sabrina. Signora Sabrina, glielo lasciamo subito, eh. Ma lei non <ride> c'è, anche... lei non c'è, lei non c'è, lavora. Ah, arriva dopo arriva ah ma dopo. quindi devi ah, no è che devo andare no devo preparare devo preparare, cioè... devo preparare no, capito Ma io ordinerei una bella pizza una bella provare, pizza eh. adesso adesso mi fa tenere l'idea eh, eh. io pure mangerei pizza eh. ho fame ragazzi va dai eh. ragazzi io chiudo ovviamente la mia live andate su Twitch se loro proseguono ovviamente chi è qua si può trasferire di là e con questo è tutto ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima come sempre sul canale di Mauri ovviamente ricordatevi sempre un'iscrizione sia al canale di um, Fabris e simdrivers.eu Karma tv ovviamente da Antonio e Fabius che ovviamente grandissimo Mauri ciao è ragazzi 72. io Mauri 72. Vai, <ride> Mauri Mauri ringraziamo, ringraziamo Mauro <ride> 72 per averci per averci ospitato qui, ragazzi. Grande, Grazie. Maori. Grazie diamo... Mauri. Grazie, Grazie a voi. Buona bevuta. Grazie. Buona bevuta. Grazie. Buona bevuta, no, bevuta ma la bevuta, bevuta, bevuta stasera no. La bevuta è domani. No, no. La bevuta è, no, al no, è al venerdì. È al venerdì, la bevuta. Stavolta... Ma il venerdì non si lavora... Eh, ma, ma no, perché poi io stasera c'ho un po' di ne... cose da fare. Maori, <laughs> Aspetta, Mauri, ti aspetto su Ice Combat. Miga, ci dobbiamo beccare. Adesso... Ci localiamo so, 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 questa live, cioè, Fabri, lo dico e a te, Fabius eh? Questa live era spitata da Mauri sul suo canale, ma non si è visto nessun tipo di cocktail, niente. Cioè, non va bene, cioè, quando venite da me mi inventerò qualcosa. Brav'o, ah, bellissimo. Perché? Va bene. Dai ragazzi, no, saluto a casa di Carlo. Non è che ci impiego tanto, <ride> oh, <ride> no. bellissimo. Sai cosa facciamo? Ti invito. Vieni qua. Stiamo due con la poltrona, l'altro. Oh, ma ragazzi, vi volete proprio far cacciare voi. qua, ma va a cagare Ciao, ragazzi, no, ciao, no, ciao ciao ciao, Vabbè, tanto, noi rimaniamo altri 5-10 minuti. L'altra volta, mezz'ora con